Sua Eccellenza il generale Ludendorff. Non adesso, Muck. Stasera alle 9. Sua Eccellenza il presidente Rathenau. Stasera alle 9. Sai bene che questo pomeriggio è sacro per il signor Siegfriedo. Non ho fortuna. Annuncia i tuoi. Il signor Meyer. Perfetto. Il consigliere Siegfriedo lo riceverà tra poco. Il signor Kratz. Il signor Smith. Benissimo. Sono puntuali. Il signor Siegfriedo riceverà tutti. Il male si è che... Chi ha chiesto il tuo parere? Il signor Siegfriedo si procura delle emozioni inutili. Ho guardato in faccia tutti questi pretesi parenti che scendono da ogni parte della Germania per riconoscere il figlio scomparso in guerra. Non ce n'è uno che gli rassomigli. Eh? Vorresti dire che le rassomiglianze sono come le malattie. Saltano una generazione. Eh già. Ho guardato le fotografie che mi davano alla porta. Le fotografie da ragazzo. Uno porta gli occhiali. Un altro ha un accenno di labbro leporino. Nessuno rassomiglia al signor Siegfriedo. Ma forse non sai distinguere le somiglianze? Anzi, al contrario. Nei musei e nei teatri, se vedo un quadro o una statua, è difficile che non ritrovi qualcosa del signor Siegfriedo in tutti quei tipi nudi o vestiti all'antica. Alessandro il Grande, Lohengrin. Ma con quelli là, niente da fare. Lo conosci, Lohengrin? Un poco. Di sfuggita. È tutto a posto per l'incontro? Il lampadario riparato, ho messo delle lampadine nuove. Il signor Siegfriedo è pronto? Si sta vestendo. È in dubbio, sai. Non sa se tagliarsi i baffi. L'ho lasciato davanti allo specchio. Sta pensando di certo in quale maniera sarà più somigliante. Per indossare i tratti dell'infanzia ci vuol più tempo che a scegliere una giacca. Fa entrare il barone Zelten. Ma io non ho annunziato il barone Zelten. È appunto quel che ti rimprovero. Perché lo hai fatto entrare malgrado il mio divieto? Perché gli hai permesso di infilarsi tra i nostri visitatori e rivolgere loro delle domande? Ho creduto di far bene. È il cugino della signorina. Sul conto di Zelten corrono le voci più spiacevoli. È il principe dei frequentatori dei caffè e dei palcoscenici. Dicono che abbia comprato la polizia e che giusto ieri sera tutti gli agenti fossero convocati a casa sua. La signorina si inganna. Il barone aveva dato loro dei biglietti di teatro. Erano tutti alla Salomè per vedere le uniformi dei soldati di Erode. Fallo passare. Vuoi andare anche tu? Cosa cerchi qui, Zelten? Vedo che fai sempre buona guardia al tuo pupillo. È tornato dal Parlamento? Sei con noi o contro di noi, Zelten? Vedo che è tornato e ti ha raccontato del suo successo. Te lo leggo in viso. Sei raggiante, cugina. E io sono già meno indignato del fatto che i nostri deputati abbiano votato una costituzione così morale, dal momento che ciò dà colore e vita alle guance di una bella tedesca. Una tedesca può ben rallegrarsi di vedere una Germania salva. Dopo tanti anni in cui la parola Germania era sempre accompagnata dall'aggettivo perduta, fa piacere di poterlo cambiare con il suo contrario. Gli attributi contrari sono quelli che si possono scambiare più facilmente, soprattutto quando si riferiscono alla Germania. Devi parlarmi. Perché poco fa hai votato contro il progetto Siegfriedo? Oh. Il progetto Siegfriedo. Si direbbe che io abbia votato contro le Valchirie e tutta la leggenda tedesca. Ma ti rispondo. Perché tu hai voluto, nel tuo ospedale, 7 anni fa, battezzare col nome di Siegfriedo un soldato trovato senza divisa e senza conoscenza, che non ha potuto, durante tutta la sua carriera politica e i suoi trionfi, ritrovare né la sua memoria né il suo vero nome. Tutto ciò che egli può fare o dire riceve prestigio dal nome che gli ha imposto la sua madrina. A chi ti dice che Siegfriedo
non si chiamasse Meyer prima di essere ferito? E che io non abbia votato semplicemente contro il progetto Meyer. È questo che sei venuto a dire qui, nella sua casa? L'ultima volta che ti ho visto, Eva, 6 anni fa, tu insegnavi a questo lattante adulto le parole più semplici. Cane, gatto, caffè, latte. Oggi è lui che ti insegna a pronunciare delle parole affascinanti. Costituzione, liberalismo, maggioranza. Forse anche voluttà, non è così? La parola Germania, quella sì. La Germania del tuo Siegfried. Mi sembra di vederla qui. Modello d'ordine sociale, con la soppressione dei 30 piccoli regni, dei ducati e delle città libere, che davano una risonanza 30 volte diversa alla terra della cultura e della libertà. Un paese diviso in province uguali, le cui sole avventure saranno i bilanci, le assicurazioni, le pensioni. Insomma, una nazione teorica, come lui, senza memoria e senza passato. Questo figlio del nulla ha ereditato una mentalità da ragioniere, da giurista e da orologiaio. Imporre la costituzione del tuo allievo alla Germania è come far inghiottire una sveglia al drago di Sigfrido. Quello vero, per insegnargli a dire che ore sono. Con Sigfrido la Germania sarà forte. La Germania non deve essere forte. Deve essere la Germania. O piuttosto, deve essere forte nell'irreale. Gigante nell'invisibile. La Germania non è un'impresa sociale ed umana, è una congiura poetica e demoniaca. Ogni volta che i tedeschi hanno voluto fare di lei una costruzione pratica, la loro opera è crollata nel giro di pochi anni. Ogni volta invece che un tedesco ha creduto nel dono che il suo paese ha di cambiare ogni grande pensiero e ogni grande impresa in simbolo o in leggenda, allora ha costruito per l'eternità. Questa eternità è finita. Finita? Eva, invece di far girare il tuo Sigfrido nelle città modello, portalo una volta lassù, sui primi contrafforti delle nostre Alpi. Va con lui a sorprendere l'alba e vedrai se nell'aria gelata non sopravvive la Germania del Sacro Impero, nell'ora in cui si incontrano solo gli esseri e gli animali che non hanno cambiato dal tempo di Gustavo Adolfo, le donnole, i grandi cavalli pezzati, le diligenze gialle che col suono del loro corno fanno apparire fra due imposte dischiuse la guancia destra e il seno destro di una cameriera che guarda. Là vedrai il paesaggio della nostra Germania di un tempo, fatto di congiure e di lavoro, di rapina e di santità. Un paesaggio così carico di verità e di poesia che ti aspetterai di vedere apparire da un momento all'altro, sospeso nell'aria, come nelle stampe del Medioevo. Un grasso angioletto nudo, o delle mani che pregano. E questa, ricordalo, la vera Germania. Ho fretta. Cosa vuoi? Posso vedere Sigfrido? Perché? È affar mio. Non puoi vederlo. Riposa. Non fare dello spirito. Sai a che cosa si sta preparando? Ah, l'indovino. Fa una toletta di condannato a morte per quell'ora che forse gli regalerà una famiglia. I tentativi precedenti non l'hanno scoraggiato? Spera ancora? Spera ancora. E tu? Non te ne dispiace. Speri? Evidentemente.
Non sei sincera. Senti. E non rimarrai forse afflitta il giorno in cui uno fra i tanti visitatori verrà a togliere il tuo allievo da questo dominio ideale per farne un semplice bavarese o un volgare prussiano? Un padre, questo tedesco creato senza materia prima. Ma tutte le vergini tedesche lo hanno riconosciuto come figlio legittimo. E chi ti dice d'altronde che lui stesso non reciti una commedia? Sei pazzo! Sigfrido deve la sua popolarità al mistero che lo avvolge. I popoli sono come i fanciulli. Credono che i grandi uomini vengano al mondo in treno. Oh, la Germania sarà lusingata che il suo eroe non sia nato dalle effusioni profane di una coppia borghese. Un uomo di Stato che nasce come muoiono i poeti. Che bel mito. La sua amnesia regala a Sigfrido tutti i passati, tutti i quarti di nobiltà e di volgarità, molto utili questi ultimi ad un uomo politico. Se ritroverà una famiglia e una memoria, tornerà uguale a noi. È quello che spero e ho buoni motivi per credere che un tale momento non sia lontano. Che intendi dire? Il cortocircuito che ha strappato Sigfrido dalla sua vera vita sarà forse riparato da un operaio inatteso. Che cosa sai su Sigfrido? Bada, certain! Signorina, è l'ora delle udienze. Accompagni il barone von Zelten. Sempre per domani, signor barone? Sì, Muck. A che ora? Alla fine del pomeriggio. Segnale, due colpi di cannone. Stammi a sentire, Muck. Fra poco suoneranno. Saranno due stranieri, due francesi. Sai riconoscere i francesi in viaggio? Ah, certo, dalla giacca. Fai in modo che entrino. La giornata di domani dipende da loro. Non ti secca di essere cortese con dei francesi? No, perché in trincea fra un assalto e l'altro qualche volta ci mettevamo a chiacchierare con i francesi. È duro star zitti per dei mesi. I nostri ufficiali non parlavano, le nostre famiglie erano lontane, non avevamo che loro. Sta bene, li nasconderò. No, guardatene bene e falli aspettare qui. Uno di questi francesi è una donna, avvertimi subito. Quando li avrò veduti, dirai al consigliere Sigfrido che un'istitutrice canadese domanda un'udienza. Devo chiamare i parenti. Il signor Sigfrido sta per scendere. Ah, fra poco. L'architetto municipale Schmidt. Presente. Può posare il cappello, signor architetto municipale? Preferirei tenerlo. È un cappello di prima della guerra. Ho cercato di vestirmi un po' come allora. Come preferisce. La signora Äpfel. Eccomi. Avete la lettera di convocazione? Sì, sì, sì. Sì. Ma ve l'ho già mostrata insieme alla fotografia. Avete ragione. Chi è quello dal labbro leporino, cioè l'accenno di labbro leporino? Il signor Keller. Presente. Presente. Ho la vista molto debole, signor usciere. E così mi sono permesso di portare con me il signor Kratz, farmacista, nostro vicino. Voleva tanto bene a Franz. Kratz, farmacista. Il signor Kratz lo viziava. Si facevano più dolci che medicine in farmacia per Francia. Uno di quei dolci è una specialità ormai celebre. Lo zucchero di mela Kratz. Ne ho portato un pacchetto per il signor Sigfrido. Lo può tenere in ogni modo. La signora e il signor Fatschkofer.
Ma io vi ho scritto, signora Patchkofer, il vostro viaggio mi sembrava inutile. Nella vostra lettera dicevate che vostro figlio era basso e bruno. Il signor Sigfrido è alto e biondo. Abbiamo già visto dei bruni alla clinica di Berlino. Ma la statura? Abbiamo visto anche i bassi, vero Patchkofer? Sta bene, sta bene. Se non avesse cambiato a quest'ora, l'avremmo già ritrovato. Il signor Meyer. Sono io, signor usciere. Ditemi come si svolgerà la cosa. Oh, state tranquillo, tutto andrà rapidamente. Voi? Entrerete di qua. Il signor Sigfrido scenderà da quella scala. E sopra di lui si accenderà quel lampadario. I miopi potranno avvicinarsi, gli increduli toccarlo. Ma dopo 5 minuti, permettete che ve lo dica, ve ne ripartirete delusi. Almeno è andata così fino ad oggi. Io comunque vi auguro miglior fortuna. Grazie. Certo non sarei sincero se vi dicessi che temo di scoprire che il mio povero Ernesto, tanto buono, sempre ultimo della classe, è divenuto la prima personalità del nostro paese. Che quel mio Ernesto tanto mite e che però si faceva sempre prendere in uggia dai professori, come può essersi trasformato nell'uomo che in pochi mesi è divenuto l'idolo della Germania? E ditemi, ha i capelli ricci? Avanti, signori. Dove siamo, Robineau? Al chilometro 1150 da Parigi, Geneviève. Indovina. Che freddo. L'unica cosa che riesco a indovinare è che non siamo a Nizza. Dove siamo, dunque? Da questa finestra puoi vedere tutta la città. E ti spiegherò tutto. Cosa vedi? Non è Nizza. A destra c'è un castello, con delle garritte, delle insegne e dei ponti levatori. E il National Museum. Lì davanti un tempio greco, in mezzo ai cedri, tutto coperto di neve. E l'Orfeo. A sinistra un palazzone di 10 piani, tutto forato da vetrate a forma di leocorno. E il Panopticum. E qui in basso un palazzo fiorentino con affreschi e arcate. E il palazzo di Massimiliano. Il Maximilianium, allora. L'hai detto. Dove siamo, Robineau? A Gotha, Geneviève, siamo a Gotha. La città dove incontrai Zelten 15 anni fa, un giorno di carnevale. Lui era mascherato da Zulu e io da Alcibiade. Ma non ci sono pregiudizi di nazionalità alla base della nostra amicizia. E che cosa facevi a Gotha? Cosa venivano a fare i francesi in Germania prima della guerra? I filologi.
Io facevo parte di una pattuglia di 12 universitari che la Francia sguinzagliò vittoriosamente subito dopo Agadir, dietro ai dialetti renani. Il mio nome è tra i 12 universitari citati in tutti i trattati tedeschi di storia del Medioevo. Ma se tu cerchi nei loro trattati di storia moderna non vi troverai certo il nome dei nostri 12 generali. Di chi è questa casa? Ah, ma lo ignoro. Ma accade qualcosa, mi pare. Ho paura, Robineau. Paura? Di che? Di essere qui. Di aver lasciato ieri sera così bruscamente la mia Rue du Bac e di essere qui. Ah, non hai nulla da temere. Certo, mi ha fatto avere dei passaporti canadesi. Se qualcuno ti guarda con occhio sospettoso, tu tira fuori una frase di Quebec. Di banda, invece di orchestra. Carro refettorio, invece di vagon ristorante. Io ho preparato una lista di questi idiotismi. Ma tu hai freddo, tremi, eh? Una canadese non trema di freddo. È paura. Ah, non è vero, non è vero. Tu sei il coraggio in persona. Appunto. È una paura da persona coraggiosa quella che provo. Tutta la notte in treno mi sono rimproverata di averti seguita. Da diversi giorni Zelten mi scongiura di cercarti e di portarti qui entro oggi, con le buone o con le cattive. Qui in questa casa mi ha assicurato che si tratta della cosa che più ti interessa al mondo. E mi ha anche detto che da questo tuo viaggio possono dipendere le sorti delle relazioni tra Francia e Germania. Sono qualcosa, le relazioni tra Francia e Germania, per chi studia come me il CH aspirato delle regioni renali. Ma cos'è? Cos'è che ti interessa di più al mondo? Eh? Al mondo? Nulla. Dopo la morte di Jacques, dopo la sua scomparsa dal mondo, proprio nulla. È per questo del resto che ti ho seguito. E allora? Perché hai paura? Perché è la prima volta nella mia vita che ricevo una notizia. Davvero, le disgrazie non ti sono mancate. Finora le mie disgrazie almeno mi sono giunte in silenzio. Non ho genitori ed è soltanto dal silenzio della mia infanzia, a forza di silenzio, con degli ininterrotti telegrammi di silenzio, che ho saputo di essere orfana. Ho amato Jacques Forestier e dall'inizio della guerra è scomparso. In 7 anni non ho avuto una parola da lui, non un cenno della sua morte. E adesso è la prima volta che la vita si degna di avvertirmi. Ho paura, Robineau. Anche tu, però, non hai un aspetto tranquillo. Infatti non sono tranquillo. Che cosa c'è, dunque? C'è che sto per rivedere un amico tedesco dopo molti anni e toccarlo con le mie mani. Sono 7 anni che non vedo l'amicizia su quel volto e ora mi domando come potrà essere. Ieri affezionato al tuo tedesco. Ma certo, non è il mio tedesco, come tu dici, a meno che egli non sia il solo tedesco superstite. Ha tutti i difetti vistosi e chiassosi di cui ornavamo i tedeschi prima del 1870. I capelli biondi, l'intimità con la chimere, e la distanza dalla realtà, l'enfasi sincera. Ora, tutti questi difetti noi dovremmo attribuirli a un altro popolo, se i tedeschi si ostinano a bruciare le nostre città e a radersi il cranio. Del resto, certo, l'hai visto anche tu, mi pare, a Montparnasse, no? Per una scultrice come te è un bel modello, eh? Un bel modello. Doveva avere una costola di meno a giudicare dal modo di camminare. Ma se l'era rotto
tuffandosi nel Reno, nel luogo stesso dove si suicidò Schumann. E aveva una caviglia più grossa dell'altra. Ehi, aveva preso una storta saltando dalla roccia dalla quale si gettò Luigi di Baviera. Mi confidava che voleva provare l'emozione degli ultimi istanti dei grandi tedeschi. Se ti accorgi che hai il naso rotto e una scapola spostata, è certamente colpa di Wagner o di Federico Barbarossa. A meno che non sia stata una pallottola francese. Ah, non insistere, Genevieve, non appesantire col piombo le ombre che tra poco sorgeranno qui intorno a noi. Le ombre? Quali ombre? Abbiamo la scelta da Vercingetorige a Blücher, per non parlare delle ombre in uniforme. E allora preferisco lasciarvi soli per questo primo incontro. Sono stanca. Ho visto un divano più comodo in anticamera. Mi chiamerai se ce ne sarà bisogno. Sei proprio tu! Ah, sei proprio tu! Sei tu, Robineau, Ippolito Amabile? Sì, Otto Wilhelmus von Zeltenbuchenbach. Sono io. Sei tu, brachicefalo Bruno, imbottito di occhiali e di panciotti di lana, terribile negli assalti. Sì, estratto di cultura, crema di massacro, figlio di Arminio. Sono io! Ho l'impressione che ci stiamo parlando per telefono da molto lontano e che un niente basti a togliere la comunicazione. Tieni bene l'apparecchio. Riesco a vederti. Non sei cambiato. Neanche tu. Ma cosa hai fatto a Zeltan in questi 12 anni? Tu chiamavi la primavera, la musica, la poesia, la pace. Ah, eh? Ho fatto la guerra. La guerra contro 35 nazioni. Ma in realtà ho combattuto contro una sola. E tu? L'occhialuto e calmo topo delle biblioteche reali ed imperiali. Tu, amico mio più caro, cosa hai fatto in questi 12 anni? La guerra contro di te. Per fortuna siamo valdestri, Robineau, e ci siamo mancati a vicenda. Mi hai mai sparato? Più di una volta durante gli attacchi, pensando a te, ho rivolto la canna del fucile e ho sparato al cielo. E anche tu lo hai mancato. E così ora quel proiettile continua il suo viaggio, almeno sopra la Germania. Anch'io sapevo che non ti saresti accanito contro il tuo vecchio amico. Ogni volta che una pallottola mi passava vicino, dicevo, deve essere quel bravo Robineau che spara. E non potevo impedirmi di pensare che tutti i proiettili che colpivano degli oggetti con cui non avevano niente a che fare, delle bottiglie, delle pere sugli alberi, fossero stati sparati da te. Il mio attendente una volta è stato colpito ad una natica e tutti ridevano. Io ho pensato a te. Buongiorno, Robineau. Buongiorno, Zeltan. Come stai? Non c'è male. E tu? Cosa fai attualmente? Sto terminando il mio libro sulle dentali. Sempre filologo? La voce della guerra non ti ha distolto dai nostri piccoli dialetti? Ma tu piuttosto, perché mi hai chiamato? Cosa fai? Cosa vuoi? Cosa faccio? Continuo. In Germania si continua sempre. Faccio la guerra. La guerra? Ah, sì. Non la stessa. Ora è la guerra civile. Sto combattendo contro i veri nemici della Germania. I miei paesi sono come i frutti. I vermi stanno sempre all'interno. Fai della propaganda, delle conferenze? No. Faccio la rivoluzione. Siamo al 12 gennaio 1921 e io faccio la rivoluzione del 13 o del 14 gennaio 1921. E ti ho chiamato in aiuto anche per questo. Arrivi all'ultimo momento, ma mi sei indispensabile. Ah, ne dubito molto. La mia presenza ha sempre disturbato gli avvenimenti storici. Pare che la storia diffidi di me come se io fossi un libero docente di storia, invece che di grammatica. Ti chiedo di restare a Gotha soltanto 3 giorni. Del resto non ho bisogno soltanto di te, ma anche di Genevieve. Anzi, soprattutto di lei. È qui? Sì, è di là, che sta riposando in anticamera. L'ho svegliata in piena notte, ora dorme. Non si irrita ad essere svegliata? No, non si irrita mai. E poi c'è la spagnola che fa strage a Parigi. Lei è scultrice e l'hanno svegliata 2 notti di seguito per fare il calco della mano o del viso di personaggi celebri. È per un'operazione di questo genere che l'ho chiamata qui.
Come? Si tratta di un morto? Di qualcuno che è vivo e morto allo stesso tempo. Hai sentito parlare del nostro Siegfriedo? Il consigliere di Stato? Ah, certo, tutta l'Europa ne parla. È la vostra nuova celebrità, quello che vuol dare alla Germania la sua costituzione modello, la sua anima precisa, come dicono i suoi partigiani. E Forestier? Conosci Forestier? Lo scrittore francese. Ah, l'amico di Genevieve che ora è scomparso. Stavo parlando con lei poco fa. Io non conosco che la sua opera, una cosa ammirevole. Era lui che si era prefisso di ridare alla nostra lingua, al nostro costume, il loro mestiero e la loro sensibilità. E come aveva ragione, ogni volta che rileggo il Roman de la Rose me ne convinco sempre di più. Introdurre la poesia in Francia e la ragione in Germania sono due imprese quasi identiche. Le due imprese sono state compiute dallo stesso uomo. Cosa dici? Siegfriedo fu trovato nudo, privo di memoria e senza favella in un cumulo di feriti. Ho il sospetto che Siegfriedo e Forestier siano la stessa persona. Ma caro Stetten, i grandi uomini quando muoiono cambiano di pianeta, non di nazione. Tu non riesci a vedere, ma sai leggere. Se fossi stato al posto di San Tommaso ti saresti convinto non toccando Gesù, ma esaminando il suo autografo. Hai letto le opere di Forestier. Leggi quelle di Siegfriedo. Sono la copia delle prime. L'ispirazione, lo stile, persino certe frasi sono identiche. Ah, il plagio è la base di tutte le letterature, eccettuata la prima, che del resto ci è sconosciuta. Questi filologi francesi, come assomigliano ai filologi tedeschi. E speravo di convincerti più rapidamente con degli argomenti tratti dalla tua stessa scienza. Va bene, ti confesserò che non sono stati i metodi dei grandi scienziati a condurmi alla verità. Non ne dubito, sarà stato il metodo più usato e non meno fecondo delle denunce anonime. Ma tu indovini tutto. Sì, uno sconosciuto mi ha fatto sapere che Siegfriedo era stato suo vicino all'ospedale e che non era tedesco. Aveva anzi letto il suo nome sulla piastrina di riconoscimento trovata nella barella. Jacques Forestier. Lo so, il mio dramma comincia dove di solito i melodrammi finiscono, ma puoi immaginare la mia gioia. Immagino. Cambiare un uomo di Stato che si odia in uno scrittore che si ammira è una bella fortuna. Scaricare su un altro paese un grand'uomo che ingombra il tuo è una fortuna ancora più bella. Ho fatto le mie ricerche, ho bisogno di concluderle oggi. E fra poco avremo il cuore in pace. Il cuore in pace? Quale cuore? Non certo quello di Genevieve, ad ogni modo. Cosa fai? Munch, avverti il consigliere Siegfriedo che l'istitutrice canadese desidera parlargli. Ecco fatto. Non abbiamo che da attendere. Siegfriedo si interessa molto da chi giunge dalle università straniere, soprattutto dal nuovo mondo. L'interroga sui consigli accademici, sul regolamento delle prigioni, sull'educazione mista. Vedrai che Siegfriedo, attratto da queste esche infantili, scenderà fra poco per vedere Genevieve. Scenderà? Perché scendere? Siamo in casa sua. È su, al primo piano. Chiama Genevieve. Ma neanche per sogno, bisogna prepararlo. Se si urla a un sonnambolo il suo nome, anche in una lingua straniera, si rischia di ucciderlo. Non occorre chiamarla, eccola. I domestici del destino ubbidiscono anche senza campanello. Che c'è dunque? Nulla, Genevieve. Te lo diremo domani. Che c'è, signor Zelten? Ci permettete di parlarvi di ciò che può darvi la pena più grave, la tristezza più profonda? Sì. Si tratta di Jacques. Sì, di Forestier. Possiamo parlarvi di lui, non vi farà male. Parliamo pure di Forestier. Hanno trovato il suo corpo, devo identificarlo?
Che cosa ho detto, signor Zelten? Perché mi guardate così? Mi sento sempre come affascinato quando vedo una creatura umana avvicinarsi ad un avvenimento grave con le parole e i gesti appropriati. Sì, lo so, me l'hanno detto. Ho tutto quello che ci vuole per ricevere con dignità la notizia della morte di mio figlio o di mia madre o della bancarotta fraudolenta di mio padre. La mia vera disgrazia è stata quella di non avere mai avuto né genitori né figlio. La tragedia non arriva mai ad impegnarmi tutta. Sarei una Fedra senza figliastro, senza marito e senza scrupoli. Non resterebbe granché per il fatto. E Forestier? Già. Foresti, ci siamo amati per 2 anni, dal 1912 al 14. Tutto faceva credere che avrei portato il ricordo delle sue campagne, il dolore della sua morte, che avrei ereditato un po' della sua gloria. Ma c'era un destino ben preciso che ci ha allontanato. È stato un bisticcio un mese prima della guerra. Per un piccolo, minuscolo bisticcio, il destino mi ha evitato un lungo litigio con la vita. Quello di essere in lutto. Alla base di ogni lutto c'è una fortuna che io non ho mai avuto. Sì, perché non vi siete riconciliati al principio della guerra? Contavamo tutti e due sui 5 giorni di licenza. Adesso contiamo sulle religioni con vita futura. Poi io ho sempre evitato le funzioni ufficiali. Sono figlia naturale. Non avrei sopportato di essere vedova. Non è morto, è soltanto scomparso? Sì, scomparso e riapparso. Tutte le ossa dei grandi uomini che la terra inghiotte sono già riapparse. La terra le restituisce trasformate in marmo e le sparpaglia ai 4 venti. Lui ha già la testa in granito su una piazza di Limoges e la mano destra in alabastro con dentro dell'alloro a Orlia. È scomparso? Può tornare? Anch'io me lo dico. Qualche volta. Non avete dei presentimenti? Al contrario, proprio nulla. Non lo vedo mai nei miei sogni e non tormenta le mie insonnie. Da lui non mi è giunta nessuna di quelle notizie che i morti trasmettono nell'aria. E se tornasse? Se d'improvviso scendesse di lassù? Per questa scala? Abbiamo litigato. Pregate di attendere. Sono quasi pronto. Scendo. Ascoltate. Cosa? Cosa volete dire? È la voce di Shaq questa. Di chi era la voce? Del padrone di casa, del consigliere Sigfrido. Shaq! È stato trovato anni fa privo di memoria in un centro di feriti. Zelten è convinto che lui e Forestier siano la stessa persona. Chi sta scendendo? È lui, Sigfrido. No. No, non è il suo passo. Oppure porta un gran peso. Sì. È il suo passo di quando mi portava fra le braccia. Cosa porta dunque ancora più pesante di me? È la sua voce. È la sua ombra. È lui. Come
ti sei vestito, Jacques? Che hai, Mart Siegfried? Scusatemi, io vi credevo una signora più vecchia. Adesso non oso più esporvi il mio progetto. Non mi sbaglio, vero? Voi siete quella signora canadese che mi hanno annunciato. Mi esprimo bene? So che il mio francese non è molto brillante, è un poco impacciato. D'altronde è per questo che io oso rivolgermi a voi. Vorrei che mi deste delle lezioni. Ogni sera verso le 6 prendo un'ora di riposo. Sareste così gentile di venire da me a quell'ora? Accetta. Io spero che le nostre lezioni non saranno sempre così silenziose. Non preoccupatevi, signor Siegfried. La signora è soltanto un po' esitante. La signora è vostra moglie? Scusatemi. No, 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 è soltanto una mia amica, ma non ha mai dato lezioni e teme di non esserne capace. Il francese del Canada è assai diverso da quello autentico. A Quebec, per esempio, i tram li chiamano carri. E la neve, come la chiamate laggiù? La neve? Perché la neve? È l'inverno. Inverno come l'estate, voglio dire che le stagioni hanno lo stesso nome che in Francia. Questo mi basterà. Non ho bisogno di vocaboli più esatti. E se prenderò l'accento di Quebec, tanto peggio. La vita è diventata una specializzazione così esagerata che per riposarmi ho bisogno di conversazioni larghe su argomenti generali. Il francese del Canada, con i suoi grandi fiumi e le sue grandi stagioni, sarà quello che mi ci vuole. E il silenzio, signorina, come lo chiamate in Canada? Ehi, in tedesco? Stille, silenzium. Lo chiamiamo silenzio. Come sono aperte e pure le parole che ci vengono da un paese nuovo. Chiedo scusa, sono sempre parole francesi. Sì, sono francesi, ma prima di giungere alle vostre labbra, hanno deviato attraverso l'ignoto. La parola neve non ha mai abbracciato in Francia tanta neve quanta ne contiene il Canada. Avete preso alla Francia una parola che le serviva solo per qualche giorno all'anno e ne avete fatto come un simbolo di tutta la vostra lingua. A domani, allora. Come ti sei vestito, Jacques? Avete detto qualche cosa? Scusate, io non capisco bene se parlate così in fretta. A quale velocità dovrò parlarvi domani? Facciamo una prova. Recitate un brano classico. Quando io non capisco ve lo dirò. E così regoleremo la velocità. Quando... Quando veniva la primavera. Quando i tigli del boulevard Saint-Germain mettevano le prime foglie. Alle 5 scendevamo insieme al caffè di Cluny. Tu ordinavi un chambéry frisette. Alle 6 tornavi all'Action Française, dove dovevi scrivere il resoconto monarchico della Camera. Alle 8 ti venivo a prendere alla Lanterna, dove stavi terminando il resoconto socialista del Senato. Ecco, 2 anni della nostra vita. Ancora un poco troppo in fretta. Afferro le parole, ma non il senso. Del resto il brano è lungo. E cosa è? Una tragedia o una commedia?
Ma i generi si mescolano nel teatro moderno. Bene, a domani, signorina. Io sono sicuro che troveremo il giusto tono fra quel silenzio di prima e la foga di adesso. Al piacere della vostra prima lezione. Jacques. Siegfried. Mi chiamano. Per la lezione, signorina. Avverto subito il consigliere. Prego. Davvero non mi sarei figurato così il tempio dell'oblio. Era più bella la casa di Forestier? Era esattamente l'opposto di questa. Cosa intendi per l'opposto? Da Forestier non c'era la scrivania? La poltrona? No. Era esattamente l'opposto. Il tavolo, le sedie erano l'opposto di questa. E così la lampada e il resto. Questi mobili sono di Kohlen-Schwarzbader, mia cara. L'avrei scommesso. Fino a un momento fa, prima di entrare in questa stanza, non potevo immaginare che Forestier fosse ancora vivo. Sono venuta qui con la sensazione di dover scendere in un recesso oscuro, nella penombra, nella stanza intermedia tra quella che Forestier aveva a Parigi e quella che avrà agli Utri. Venivo a rimuovere una mummia. Credevo di scendere in una tomba di re. Ed ecco che cosa trovo. Trovi delle comodità. L'idea della comodità non mi era mai venuta in mente quando pensavo all'ombra di Forestier. Posso aver avuto torto a continuare a credere dopo ieri che potesse vivere senza sedie, senza orologio e senza calamaio. Dio mio, lo fanno scrivere con l'inchiostro rosso, lui che lo detesta. I sigari, adesso fuma i sigari. Jacques odia i sigari. Sono sicura che l'hanno costretto a fare le due cose che gli fanno più orrore, uscire in strada senza cappello e portare le bretelle. Coraggio, Robinot. Dobbiamo mutare le abitudini di questo sepolcro. No, non mi sento di scendere a patti con questi mobili. Guarda, c'è una scritta sul cuscino. È una moda tedesca, ricamare dei proverbi. Parla anche il cuscino. Un sogno di notte, un cuscino di giorno. E comincia col sedertici, Genevieve. È proprio quando non parla che mi sembra di capirla la tua Germania. Quella città tutta guglie e campanili che mi hai mostrato questa notte con delle macchie di luna al posto delle insegne. Mi sembra di capirne la forza, l'età e il linguaggio. Cosa stai facendo, Robinot?
Delle bombe a scoppio ritardato, Genevieve. Sono due libri francesi che ho trovato in una libreria, non c'era di meglio. Questo è un manuale per il trattamento delle trote. E questo è il Mérite de Fame di Le Gouvet. Non pretendo di trasformare Sigfrido in un istante, ma intanto tanto li vedrà, li leggerà. E tu? Tu cosa conti di fare? Non lo so. Volevo chiederlo a te. La situazione è grave. Molto grave. Se fossi in te io comincerei dagli imperfetti del congiuntivo. Non parlo della lezione di francese. Parlo di quello che devo rivelargli. È appunto questo che volevo dire. Credimi, Genevieve, ho dato lezioni per 10 anni a ogni tipo di persona, di qualsiasi nazionalità fossero, scandinavi o brasiliani, anche se le nostre relazioni non erano andate più là della cortesia fra allievo e maestro, bastava che cominciassi a spiegare i nostri imperfetti del congiuntivo perché nascesse tra noi una specie di simpatia, di tenera allegria. Da quegli imperfetti, Genevieve, sono nate 2 o 3 tenerezze perfette. Non scherzare, Robinò. Aiutami invece, consigliami. Ma ti rendi conto della parte che sto rappresentando? Insomma, che cosa sono venuta a fare qui? Vengo a pugnalare il monarca nemico nella sua tenda. Ho dunque diritto ad avere quella confidente che nei drammi è affidata a Giuditta o a Carlotta Corday. Ho bisogno di un amico che mi ripeta ciò che allora era detto, che il dovere è il dovere e che la vita sfugge. Dimmela, Robinò. È un assassino senza ferite e senza cadavere. Appunto. Produrrò una ferita invisibile. Farò scorrere del sangue senza colore. Ho paura, Robinò. Non precipitare le cose, il francese si impara in 20 lezioni. È più terribile ancora. Invece di assassinare mi consigli di avvelenare Sigfrido, un essere senza difesa. Che cosa stai facendo? Sto cambiando le sue sigarette con del tabacco francese. Sì, lo so. Hai già spiegato il tuo sistema. Cambiare il pettine di Sigfrido con un pettine francese. Tutti i mobili di questa stanza con i suoi mobili, le pietanze della sua cucina con delle pietanze francesi, i campi di luppolo in vigneti, ogni tedesco in francese e finalmente l'ultimo giorno cambiare Sigfrido in forestiere. È il mio metodo. Non mi sento capace di seguirlo. Non ho neppure messo i gioielli che conosceva o che aveva scelto. Non ho messo il profumo che amava. Mai mi sono trovata ridotta ad un corpo così impersonale. Ah, sì. Sì, so bene che posso arrivare a lui solo attraverso ciò che ho in me di meno individuale, di più sottile. Ho paura, caro Robinò, che parleremo più della vita e della morte che non degli imperfetti del congiuntivo. E mi dirai chi è in realtà? Vuoi forse dire chi è veramente? È una cosa da scoprire ancora. Guarda, Robinò. Questo ritratto? Questo ritratto di donna. Non impressionarti, è un quadro. È la fanciulla di Vermeer. E ti somiglia. Jacques aveva una riproduzione come questa nel suo studio a Parigi. È certamente il solo oggetto in comune tra la sua vita di adesso e quella di allora, ma almeno esiste. Oh, niente per tutto, Robinò. Se questa piccola olandese ha potuto seguirla attraverso tutto questo vuoto, quest'aria opaca. Ora posso lasciarti. Hai la tua confidente. Evidentemente la cornice non è la stessa. Quella di Forestier è una semplice striscia di legno. Quale preziosa cornice. Dovrò circondarmi per arrivare alla sua retina. Te ne vai. Oh, perché tanta ombra? Non ci si riconosce nell'ombra. Come ci riconosceremmo presto, se non fossimo tutti e due ciechi.
di forestiero. Torna fra noi. Buongiorno, signora. No. Signorina. Posso chiedere qual è il vostro nome? Prat. Il mio cognome è Prat. E il vostro nome di battesimo? Genevieve. Genevieve? Ho pronunciato bene? Un po' troppo lentamente, ma per essere la prima volta. Non vi spiace se di tanto in tanto io riassumo la nostra conversazione? La riassumerò in poche parole. Ho davanti a me la signorina Genevieve Prat. In persona. Che cosa facevate in Canada? In Canada? Avevamo quello che si ha sempre laggiù. Una fattoria. E dove? In campagna. E cosa facevate in questa fattoria? Quello che si fa in Canada. Da noi ci si occupa soprattutto della neve. Ah, capisco. Coltivate la neve? E questa è la vostra tenuta di lavoro? Siamo ricchi. Coi grandi freddi abbiamo delle ottime annate. Ma perché scherzate così? Perché mi costringete a dibattermi in un elemento che non è il mio? No, è chiaro, non sono canadese. Ma che cosa può importare per la nostra lezione? Basta mettere il negativo al posto dell'affermativo. Non sono canadese. Non uccido orsi grigi. Il mio allievo ne trarrà lo stesso profitto. Siete francese. E perché me lo avete nascosto? Quante domande. È vero, mi scuso. Il fatto è che io sono una specie di macchina interrogatrice. Se mi passa accanto qualche cosa di estraneo alla mia condizione, subito mi ci aggrappo, tutto intero. Il mio corpo e la mia anima non sono altro che le mani di un naufrago. Conoscete la mia storia? Quale storia? Sono rari gli argomenti sui quali posso discutere senza fare delle domande. Interrogatemi dunque. Non avrei dovuto domandarvi chi siete. Così vi ho domandato tutto. Un nome seguito da un cognome è già una risposta a tutto. Se un giorno ritroverò i miei, risponderò solo questo a chi mi farà delle domande. Sì, io sono il tal dei tali. Sì, è inverno, ma io sono il tal dei tali. Come deve essere bello poter dire nevica, ma io sono Genevieve Prat. Sarebbe crudele contraddirvi, ma devo dire che non sono del vostro parere. Sembra che tutti gli esseri umani siano condannati ad un terribile anonimato. I nomi, i cognomi, i soprannomi e anche i gradi, i titoli sono delle etichette così fittizie, effimere e rivelano così poco anche a coloro che li portano. Non vi sembrerò molto allegra, ma quell'angoscia che si prova davanti al soldato ignoto, io la provo più acuta davanti ad ogni essere umano, chiunque sia. Forse vi pare che io sia il solo ad avere un nome in questo stanco mondo? Ora state esagerando. Perdonatemi. In qualsiasi altro momento io avrei preferito nascondervi almeno per qualche giorno. Le tenebre in cui vivo. La carezza più tenera che possa venirmi dagli uomini è che essi ignorino la mia sorte. Vi avrei detto che discendo veramente da Sigfrido. Voi lo avreste creduto e così avremmo raggiunto quella calma indispensabile per lo studio dei verbi irregolari. Stiamo davvero dimenticando la nostra lezione. Interrogatemi dunque, signor consigliere di Stato, visto che vi piace interrogare.
Fatemi quelle domande che si fanno di solito alle istitutrici di famiglia o ai passanti sconosciuti. Che cos'è l'arte? Oppure, che cos'è la morte? Sono degli ottimi esercizi di vocabolario. E la vita? Che cosa è la vita? Oh, questa è una domanda da principesse russe. Ma proverò a rispondervi. Un'avventura incerta per i vivi, qualcosa di gradevole per i morti. E per quelli che sono insieme, morti e vivi? Mi rifiuto di continuare la lezione su questo manuale di desolazione. È molto meglio aprire il libro al capitolo del barbiere o al nome degli animali. Non vi interessa, per esempio, sapere che nome ha in francese il grido della civetta? Se questo vi fa piacere, ve lo domanderò. E che in voi tutto è sorriso, dolcezza, quasi allegria. E sotto questi funebri esercizi di cui faccio sfoggio, voi state gentilmente tendendo una strana rete di tristezza. E io me ne lascio avvolgere. Ho avuto un fidanzato morto in guerra. La mia vita è finita là dove è incominciata la vostra. Me ne dispiace veramente tanto. Ma preferirei cambiare ancora. Cambiamo pure. Se sapeste che gioia hanno i miei occhi e il mio cuore nello scoprire in voi tutto quel bagaglio degli anni d'infanzia e d'adolescenza e della giovinezza che avete portato qui entrando in questa casa. Ecco, questo carico prezioso di cui siete ricolma, le parole materne, le prime musiche ascoltate, i primi colloqui con la luna, i fiori, l'oceano, la foresta. Che torto avreste di cambiarlo con quello che vi prepara l'avvenire, per poi dover dire come me, di fronte a una notte stellata, questa stupida frase: notte stelle, non vi avevo mai visto prima d'ora. Immagino che voi alle stelle darete del tu. Ma questa impressione, Vergine, non potreste provarla per dei sentimenti, per l'ambizione, il potere, l'amore? No. Il mio cuore è come se fosse colmo di posti riservati. Non mi disprezzo abbastanza da credere di essere potuto arrivare fino alla mia età senza la mia porzione di sentimenti, di desideri e di affetti. E per questo non ho mai osato liberare quelle poltrone occupate. Io aspetto sempre. Non aspetterete molto, ormai. Qualche volta lo penso anch'io. Il destino si accanisce a risolvere gli enigmi degli uomini, più degli uomini stessi. Fa ritrovare in una mela dei diamanti famosi smarriti, o riapparire dopo 100 anni le carcasse di quelle navi che tutti consideravano ormai perse per sempre. Dio permette degli errori nel suo libro dei conti, ma soltanto per distrazione. Egli è terribilmente preciso. E che chiasso farà quando si accorgerà che vi sono due pratiche per lo stesso Sigfrido? Sì, io conto ancora sull'incontenibile pettegolezzo degli elementi. E voi, essere umano, tacete? Stavo preparando una frase. Avete ragione, ritorniamo alla vostra lezione. Ritorniamo a noi. Tornate da lontano.
Vi avvicinate molto. Ah, scusate se io mi avvicino a voi sconosciuta. Lo faccio così come faccio ogni giorno con la mia immagine allo specchio. E infatti che riposo provo nel trovarmi di fronte a un mistero così più naturale e più suadente del mio. E che dolcezza dovermi chiedere chi è questa giovane donna, chi ha amato, a chi rassomiglia. A chi rassomiglia? Pronome relativo personale. Anche la vostra vita non deve essere stata gaia. Ancora vi vedo pregare davanti alla tomba del vostro fidanzato. No, è scomparso. Chiedo scusa. Era ufficiale? Lo era divenuto durante la guerra. È scomparso da ufficiale. Vestito di quell'uniforme blu chiara che i nemici non dovevano vedere e che adesso lo ha reso invisibile anche a noi. Era scrittore. Era di quelli che prevedevano la guerra e avrebbero voluto preparare la Francia. E odiava la Germania. Avrebbe amato una Germania pacifica. Era sicuro della sua sconfitta. Ed era pronto a restituirle un giorno la sua stima. Cosa diceva della Germania? Diceva, se ricordo bene, che la Germania è un paese vasto, industrioso, ardente. Un paese di grande risonanza poetica, dove la cantante che stona commuove assai spesso più di quella che sotto altri climi canta intonata. Ma anche un paese brutale, sanguinario, duro coi deboli. Diceva che alla Germania era mancato in questo secolo di cui era la favorita il dono della semplicità, una concezione semplice della vita. Invece di seguire gli istinti della sua terra, del suo passato, partendo da una scienza pedante, da principi megalomani, si era fatto di se stesso un modello gigante, sovrumano. Invece di dare, come sempre aveva fatto, una nuova forma alla dignità umana, questa volta non aveva dato nuova forma che all'orgoglio e all'infelicità. Ecco. Che cosa diceva Jacques della Germania? E accusava la Germania di voler accusare tutti. E non vi diceva che proprio noi tedeschi l'accusiamo di molte altre cose ancora? Non vi ha svelato le vere cause di questa guerra spaventosa? Ve la spiegate, al di là del suo aspetto implacabile, come l'esplosione di un cuore incandescente e appassionato. Vi ha spiegato questa amorosa pazzia, queste nozze della Germania col mondo e quest'amore quasi fisico per l'universo che spingeva i tedeschi ad amare la propria flora e la propria fauna più di qualsiasi altro popolo, ad avere più bei serragli, gli esploratori più audaci, i telescopi più potenti e amare la loro terra fin nei suoi succhi, nei suoi minerali. Questa forza che sparpagliava i tedeschi su ogni continente, dal quale subito si levava il fumo dell'arrosto d'Ocassi, ma anche le note delle nostre sinfonie, ve l'ha descritta come una migrazione d'api o come un esodo nuziale, il vostro amico Jacques? Jacques, conoscete il suo nome? Lo avete detto voi ora. Parlatemi di lui. Vorrei sapere anche il suo cognome. Ho così pochi amici stranieri. Lasciate che ne scelga uno nel passato. Il mio antico dominio. Il suo cognome? Forestier. Fo o fa? Fo. Come Forest. Forestier, come era?
alto, castano, sorridente. Queste tre parole vaghe ne fanno un ritratto così preciso che lo riconoscereste fra mille. Non avete una sua fotografia? Sì, ce l'ho. In albergo? No. No, qui. Dunque? Il maresciallo chiede di voi, Siegfried. È urgente. Non mi riconoscete? Geneviève Pratt. Non ho un'aria di famiglia. Alto, bruno, francese, senza accento particolare. Dunque, chi sono? Un ufficiale prussiano. Vi sbagliate. Sono un gentiluomo francese. Sono un altro forestier, o un altro Siegfriedo, come più vi piace. Ma un Siegfriedo che ha potuto conservare nome e memoria. La mia memoria è ancora intatta dopo due secoli e mezzo. Jacques de Fongelois. Il mio avo, generale della brigata degli Ussari della Morte, fu il primo protestante cacciato dalla Francia da Luigi XIV. Gli Ussari della Morte esistono ancora. Il loro generale, eccolo qui, e la loro protettrice è presente ovunque. E che cosa vogliono da me adesso? Credetemi, signorina, non avete nulla da temere né dall'uno né dall'altra. Vengo soltanto a pregarvi di andarvene senza aspettare che Siegfriedo ritorni. È inutile discutere. Voi arrivate troppo tardi per toglierlo alla Germania. Sarebbe come volerle togliere i Fongelois. Il mio paese sarebbe certo lusingato di veder contendere con tanta energia ciò che si è staccato da lui. Staccato? I Fongelois non si sono staccati. Sono stati scacciati, congedati. Il mio avo, un bel mattino, ricevette l'ordine di abbandonare entro 8 giorni le sue terre, il suo grado e la sua famiglia. Ma gli 8 giorni si danno alla servitù. E lui partì subito. Una volta passata la frontiera, però, la sera stessa, uccise 2 guardie del re che facevano una scorreria. Erano stati suoi compatrioti fino al mattino. Vedo che non è stata una crisi di memoria quella che ha trattenuto in Germania i suoi pronipoti. L'avete detto. È la memoria. È il ricordo del dispotismo, dell'inquisizione. Il disgusto della vostra burocrazia di schiavi e di tutti quei tiranni di cui accumulate servilmente i nomi nell'ordine cronologico. Sì, Loubet, Falière. Riassumo. Il mio avo, piantatosi alla frontiera, ricevette tutti gli esiliati francesi e li spedì, secondo le loro attitudini, nelle città prussiane dove mancava un notaio, un borgomastro o un agrimensore. Rimaneva un solo posto vuoto. E la persona cui esso aspettava è giunta. Ora non partirà più.
Sono incaricato di dirvelo da parte del consiglio della mia associazione. Rimarrà o morrà? Un'altra volta. Morirà del colpo che la vostra rivelazione porterà al suo cervello ancora ammalato? Oppure morirà per mano di un esaltato? O per la sua stessa mano, forse? Morirà e sarà una morte irrimediabile. Una morte morale. Il decadimento dalla sua nuova vita e dalla sua nuova forza. E ora, signorina, seguitemi, se volete evitare che a Sigfrido accada qualche cosa di spiacevole. Ho un ordine di espulsione per voi e per il vostro amico filologo. I miei uomini lo hanno già preso e lui cerca di commuoverli, lamentandosi in un dialetto sassone del XIII secolo. Ce ne sono molti come voi in Germania? Si vede che non siete tedesca e che non amate le statistiche. Il 1 agosto del 1914, soltanto nell'armata prussiana, i discendenti di esiliati o di emigrati francesi erano 14 generali, 32 colonnelli e 300 ufficiali. Parlo dei gentiluomini. Nell'intendenza poi c'era anche un certo numero di borghesi. Non avrei mai supposto che le guerre franco-tedesche avessero questo segreto interesse di guerre civili. Guerra civile? Dal tempo di Luigi XIV noi non siamo rientrati in Francia che in servizio comandato. E non dispero di potermi accampare un giorno nel castello di Fontgelois, che a quanto pare esiste ancora nei dintorni di Tours. Esiste. Sulla strada di Chenonceau. Potete risparmiarvi la descrizione. È tutta rose e gelsomini. Non ci mancate che voi. Perché mi guardate così? Vi sembrerò certo originale, ma sto cercando di vedervi nudo. Nudo? Sono scultrice, signor Fontgelois. Il corpo umano è il mio modello e la mia Bibbia. Sotto la vostra divisa riconosco un corpo che noi scultori attribuiamo a Racine e a Marivaux. La mia razza di gentilezza è stata certo tagliata su questo modello di energia e di audacia. E se mi permettete di parlarvi duramente per la prima volta in vita mia, di durezza. La vostra fronte, i vostri denti da lupo sono francesi. La vostra stessa durezza è tutta francese. Non bisogna ostinarsi a credere che la patria sia sempre stata dolcezza e velluto. Ma questo non fa che aumentare la mia stima per i due secoli che voi non avete conosciuto. Sono loro che hanno vestito la Francia. Censura? Quale censura? L'avanzamento, ma quale avanzamento? La guerra, ma quale guerra? Non si tratta di guerra, Fontgelois. Una semplice manifestazione, che tuttavia può diventare pericolosa. I comunisti? No, Zelten. Zelten? Anche voi lo conoscete, signora. La signora, benché straniera, ha avuto la fortuna di incontrare qui ieri, nel giro di un'ora, i due volti della Germania, Zelten e Siegfried. Uno solo di questi è autentico, l'altro è una maschera. Ed è quello che ho tentato di spiegarle. Sono certo che la signora, quanto prima, condividerà
il nostro punto di vista. Ma che pericolo possono rappresentare per noi queste manifestazioni di cocainomani e di cubisti? Alle 4 incomincia in Parlamento il dibattito sui nostri rapporti con l'impero. Zelten ha fatto circondare l'edificio dai suoi uomini e ha riempito l'aula dei suoi amici. Da Mook ho saputo che lui stesso provocherà Siegfried a una discussione che dovrà terminare, come dice lui, con un magnifico colpo di scena. Non è difficile indovinare quale sarà questo colpo di scena. Bisogna impedire a Siegfried di cadere nella trappola. Una trappola? 2 giorni fa io stessa non avrei visto una trappola in tutta questa manovra. Senza l'incontro di Zelten e Robineau avremmo forse sospettato la verità. Siegfried, anzi, si rallegra di trovarsi finalmente faccia a faccia con Zelten, che finora lo aveva sempre schivato. Non l'ho mai visto così contento e fiducioso. E ora deve essere già uscito. Stavo spiegando alla signorina Bra i pericoli che presenterebbe una rivelazione, anche se fatta nella maniera più dolce e allusiva. Che cosa verrà poi se la rivelazione sarà pubblica? Non si potrebbe almeno precedere Zelten con la forza, se occorre? Sapete dove si trovi? Sì, ho giù la macchina con 2 uomini. Non c'è tempo da perdere. Vengo con voi. Può darsi che Zelten ci sfugga. Se avete qualche mezzo per raggiungerlo o per persuaderlo a tacere, fatelo. Salverete da una grande infelicità un paese. E forse anche un uomo. Ma affrettatevi. Avete dimenticato qualcosa? Sembra proprio che abbia l'aria di aver dimenticato qualche cosa apposta. Come coloro che lasciano un ombrello per poter tornare a riprenderlo. Nevica. E non conosco un oggetto che ripari dalla neve. La vostra predizione era esatta. Sta scoppiando la rivoluzione. Il mio avvenire ha spezzato le dighe in un sol colpo. E mi sto allontanando per la prima volta dal mio passato. Non me ne vogliate se io ho dimenticato apposta, soltanto per potervi rivedere, la mia fiducia, il mio coraggio e la mia volontà. Dimenticare 3 ombrelli. Fate le cose per bene voi. Vi rivedo finalmente. Sono forse cambiata in un quarto d'ora. Vi rivedo. E rivedo in voi tutto ciò che poco fa non avevo visto e che non avevo visto mai in nessuno. Queste labbra tristi che cercano di sommergere la loro tristezza sorridendo, questa fronte abbassata che lotta contro la luce come un ariete lotta contro un altro ariete. Parlatemi, ve ne prego. Sentite, delle voci più grandi vi chiamano. Ma per me non hanno il suono di un richiamo. Un uomo nel mio stato d'animo, è naturale che trovi normale confondere il cannone con i battiti del cuore. Dolci mani, cosa toccate per essere così dolci? Della terra, del fango. Sono scultrice. Nevica. Da un po' di tempo il destino crede di scusarsi avviluppando di neve le rivoluzioni. Mosca, Monaco, peste. Adesso anche Pilato si lava le mani nella neve. Oggi tutti i sassoni camminano silenziosi come la morte. La neve deve essere abbastanza alta se da qui non si sentono gli speroni dei miei 3 generali. Vi aspettano. Addio. Perché non posso rispondervi? Vi ho forse fatto una domanda? Ma tutto in voi interroga, eccetto la bocca e le parole. La vostra calma, la vostra semplicità sono tutte una domanda. Il vostro abito è una domanda.
Vorrei vedervi dormire. E che domanda ansiosa deve essere il vostro sonno. A una sollecitazione così di tutto il vostro essere si potrebbe rispondere adeguatamente soltanto con una confessione o con un segreto, ma io non ne possiedo. Addio. Sì, forse uno, sì. È il segreto più fragile che abbia mai portato una creatura al mondo. Non voglio che lo diciate. Anche questa proibizione è una domanda in voi. Ebbene, allora ascoltate. Ve lo dirò dal momento che volete saperlo. È una cosa da nulla, sapete, ma è l'unica particella di tutto il mio essere che i miei amici, Eva, il presidente del Reich e 60 milioni di tedeschi ancora ignorano. È un niente. È una parola. Addio. Non temete. Rimango, sì. È una parola. Fra tutte le parole che conosco oggi, questa è l'unica parola che mi sembra giungere dal mio passato. E voi stessa sentirete quanto è insignificante e ridicola. Eppure quando io sento quella parola, mentre tutte le altre, anche le più belle, le più sensibili, non toccano altro che questo essere rifatto a nuovo che io sono, quando sento quella parola, si svegliano in me un cuore e dei sensi che mi sono quasi sconosciuti. È il mio cuore d'un tempo, non c'è dubbio. Un cieco messo di fronte al sole deve provare un'angoscia e un conforto simili a questi. È un nome proprio? No, non è nemmeno un nome comune. È un semplice aggettivo. Il fantasma della mia vita passata non ha saputo lanciare altro che un aggettivo fino alla mia nuova vita. È del tipo d'aggettivo banale, comune, quasi volgare, ma in esso vi è tutta la mia famiglia, è tutto il mio passato. Tutto quanto c'è di indistruttibile in me. È la parola che mi accompagnerà alla morte. L'ultimo mio bagaglio. Devo andare. La gente, i piccoli uomini, la pronunciano qualche volta la sera per le strade senza accorgersene. E allora mi sembra che stiano giocando con delle fiammelle. La maggior parte degli scrittori la evitano, ma Goethe, per fortuna, com'è vero che è il più grande, la adopera ad ogni occasione. E la parola, com'è leggera per me. Dio mio, com'è banale. Vi farà ridere. E la parola incantevole. Incantevole. Rido. Come vorrei sentirla pronunciare dalle vostre labbra questa parola, Geneviève. Devo andarmi. No, vi supplico. Non mi rifiutate questa carezza. Questa carezza attraverso nulla. Ditemi quella parola, Geneviève. Forse io sto andando incontro alla morte. Vorrei approfittare di quest'ultima ora. Un'ora incantevole. È vero. È anche femminile questa parola.
verità è che da un secolo a questa parte la Germania ha spesso disconosciuto le sue qualità più profonde e ha sopravvalutato certi suoi impulsi quotidiani. C'è una massa di gente di là. Quotidiani. Di qui la sua funzione sempre immensa nella civiltà e le sue disavventure nella storia. La casa sarà piena prima che il signor Sigfrido sia tornato dal Parlamento. È per questo che essa ha potuto considerare come un omaggio ai suoi atti effimeri la stima e la deferenza che sono tributati alla sua vita nazionale istintiva. Basta così? Era questo il pezzo del discorso del signor Sigfrido che vi mancava? Ah, sempre a disposizione della vostra agenzia. Eccomi a te. Il signor Sigfrido sarà qui fra 5 minuti. Chi c'è da sistemare ancora? I presidenti delle corali che devono sfilare fra poco cantando. Sono molti? 40. Mettili nel salone grande, poi? I difensori della Costituzione di Weimar. Quanti sono? 7. È soltanto una delegazione. Mettili nello studio piccolo. E a me, Muck, dove mi metti? Voi qui, signor barone. Dove vuoi che vada? Solo qui posso essere certo che nessuno mi cerchi. Eri alla seduta? Sì, c'ero. Sembra che il Parlamento voglia pregarmi di lasciare il paese per qualche tempo, non è così? Esatto. È Sigfrido che ha proposto il decreto? No, ma l'ha appoggiato. E nessuno ha protestato. La vostra assenza vi aveva messo tutti contro. I vostri amici hanno creduto che li aveste abbandonati. Ero prigioniero nella mia camera, Muck, sotto la sorveglianza di 2 soldati. Non ho potuto liberarmi che 2 minuti fa, ed era già troppo tardi per la seduta. Ma la continueranno qui, la seduta, te lo assicuro. Qui? Non vorrete mica rimanere qui, ed è qui che deve passare il signor Sigfrido. Sentite le acclamazioni, sta arrivando. E com'era Sigfrido dopo il suo trionfo? Calmo e modesto, come si addice ad un'anima nobile? Era stanco e felice. Per la prima volta l'ho sentito felice. Per la prima volta nel pieno dell'azione l'ho visto confondere, per così dire, il mantello dell'avvenire con quello del passato. Gli errori del guardaroba non sono mai proficui. Felice. Benissimo. L'aspetterò qui, Muck. Voglio vedere l'effetto della felicità sul suo viso. Mi spaventate? Non avete armi, immagino. Cosa volete fargli? Oh. Niente. Semplicemente quello che si faceva un tempo agli impostori. Il Medioevo aveva dei sistemi eccellenti. Scorticarlo vivo. Hai il telefono da basso? Sì, nella mia stanza. Telefona alla signorina Pratt da parte di Sigfrido e dille che venga subito per la lezione. La lezione? Volete che il signor Sigfrido prenda una lezione in un momento come questo? E come no? Sarà un ottimo esercizio. Non può fargli che del bene filtrare i suoi pensieri bollenti attraverso una lingua fresca per stiepidirli un po'. Vai, sbrigati. È lui, signor barone. È Sua Eccellenza che sale. Benissimo. Sua Eccellenza si degni di salire. Siete in ritardo, Zelten. È un'opinione. Sono convinto invece che i vostri amici ritengono che io sia in anticipo. Che cosa fate qui? Lo sapete che dovete lasciare Gotha entro domani? Domani l'avrò lasciata, ma non da solo. Spero d'altronde che mi si farà l'onore di una notifica ufficiale. L'avete già? Ve la faccio io. Voi? Si può sapere a quale titolo vi credete autorizzato a farmela? Al titolo più semplice. In qualità di tedesco? Non è un titolo semplice, è ragguardevole. Non tutti lo possiedono, non è vero, Eva? La signorina Eva non ha niente a che vedere in tutto questo. Oh, vi ingannate. Invece Eva ha a che vedere
E molto. Vi proibisco di pronunciare una sola parola contro di lei. Contro di lei? Contro di lei? Io non ho nulla da dire contro di lei. L'ammiro, anzi, per aver sacrificato la sua giovinezza e la sua coscienza a quello che lei crede essere la Germania. Risparmiate il vostro spirito per quelle taverne di Parigi, dove vi siete fatta del nostro paese un'idea così misera e buffonesca. Riconoscerete che meritavo un congedo un po' più solenne. Sì, Sigfrido, fra un'ora avrò lasciato Gotha. Ma avete torto se credete di essere voi a cacciarmene, o la Germania. Va bene, io insisto a credere che i veri tedeschi hanno ancora l'amore delle piccole sovranità e delle grandi passioni. A questo proposito, anzi, avevo preparato dei bei manifesti con i quali speravo di poter coprire i vostri poemi sulle imposte addizionali e sulla creazione delle prefetture. Ma mi è mancata l'ultima arma, la colla. Ciò che mi esilia dalla mia patria, ciò che ha provocato la resistenza dell'impero e l'aiuto che vi ha concesso non è il vostro spirito di decisione. Non sono i vostri ordini per geniali che possano essere. Sono due telegrammi indirizzati a Berlino e che ho potuto intercettare. Eccoli. Fatemi la cortesia di leggere il primo, Waldorf. Morgan Rockefeller a Presidente Reich. Se Zelten rimane Gotha, annulliamo contratto a fosfati artificiali. Ed ecco il secondo. Viene da Londra. Per il signor Stinnes, se Zelten resta al potere, provochiamo rialzo Marco. È tutto. Ecco le due minacce che corrispondono alle scomuniche di un tempo e che hanno spinto contro di me la destra e i cattolici. Il fosfato artificiale. Ecco la nostra canossa. È strano che io non abbia ricevuto dei telegrammi così concepiti. Se Zeltene presidente, musicisti tedeschi annullano sinfonie Beethoven. Se Zeltene reggente, filosofi tedeschi ormai incapaci definire imperativo categorico. Se Zeltene re, liceali tedeschi rifiutano cogliere mirtilli al canto del merlo. Ma non insisto. Ho fatto l'ultimo sforzo per impedire alla Germania di divenire una società anonima. Ho fallito. Che il nostro reno, agitato per un istante, possa dunque calmarsi sotto gli oli minerali. E adesso, Sigfrido, a noi due, fate uscire i generali. Sono i miei testimoni. Infatti, hanno tutta l'aria di essere venute a sorprendermi in flagrante delitto di adulterio con la Germania. Ebbene sì. Sì, sono ancora pieno del suo profumo, di tutto quell'odore di polvere, di rose e di sangue che si spande nell'aria appena si tocca il più piccolo dei suoi troni. Ho avuto tutto quello che essa offre ai suoi amanti, il dramma, il potere sulle anime. Voi non potrete mai avere da lei che dei festeggiamenti da comizio agricolo, che degli entusiasmi di cooperative, tutto quello che la Germania regala ai suoi domestici. Fate uscire quella truppa, vi dico. Devo parlarvi da solo. Non ho né il diritto né la voglia di avere un colloquio a solo con voi. Che restino, allora. Tanto peggio per voi. Del resto questo rientra nella tradizione.
Ogni volta che la fatalità si prepara a calare su un punto della terra, lo ingombra di uniformi. È il suo modo di essere congestionata. Quando Edipo venne a sapere che aveva per moglie sua madre e che aveva ucciso suo padre, volle raccogliere intorno a sé tutti gli ufficiali superiori che si trovavano nella capitale. Noi siamo degli ufficiali generali, Zelten. Devo far smettere questa commedia, eccellenza. Guardate il volto di Eva Ledinger. Vi accorgerete che questa non è una commedia. Quelle labbra sbiancate, quella piccola ruga che attraversa la fronte dell'eroina, quelle mani che si stringono senza amicizia, come mani estranee. È da questi segni che si riconosce la tragedia. È il momento in cui i macchinisti fanno silenzio. Il suggeritore abbassa ancora di più la voce e gli spettatori, che naturalmente hanno indovinato tutto prima di Edipo o di Otello, fremono all'idea di scoprire ciò che già sanno dell'eternità. Parlo degli spettatori non militari, perché voi non avete indovinato nulla, vero Waldorf? Eccellenza! No, lasciatelo parlare. Lui sì che ha indovinato. Non ascoltarlo, Siegfriedo. Lui sì che ha indovinato. Sente che si tratta di se stesso. I due corvi che prima volteggiavano sul capo di Siegfriedo in questo momento passano sul capo del suo gemello. Risparmiateci le vostre metafore. Parlate. Scusatemi. I tedeschi amano le metafore. Con voi, oramai, dovrò evitarle. Si tratta di me, Siegfriedo? Di voi, non di Siegfriedo. Del mio passato? Del vostro passato. Quale nuova menzogna sta per dettarvi il vostro odio? No, non vi odio. Noi uomini politici non sciupiamo il nostro odio che per dei compatrioti. Avete scoperto il mio cognome? Non si tratta del vostro cognome. Le insinuazioni scherzose che sto prodigando da un minuto dovrebbero avervi messo sulla buona strada. Ho scoperto ciò che sospettavo da tempo. Ho scoperto che chi giudica col suo cervello, chi parla con la sua intelligenza, chi calcola con la sua ragione, questi non può essere un tedesco. Non credo una sola parola di quello che state dicendo. No, non me ne meraviglio. Ho una giornata cattiva. Oggi gli stessi tedeschi traboccano di senso critico nei miei riguardi. Bisognerà costringervi a parlare? A parlare? Ma ho già parlato. E non dirò una parola di più. Ci tengo a passar vivo la frontiera. Del resto, il mio compito è finito. Sta ad Eva continuare la scena. Vi disprezzo, Zelten. Se fra qualche minuto non disprezzerete voi stessa, riconoscerò che siete più forte di me. Non so nulla di quello che ha detto Siegfriedo. Eva sa tutto, Siegfriedo. Potrà darvi tutti i dettagli sul vostro arrivo all'ospedale, sull'accento singolare dei vostri lamenti, sulla piastrina militare straniera che portavate al polso. Io ho sempre venduto la verità all'ingrosso. Basta così. Andatevene. Ah, Siegfriedo. È un peccato che non vi piacciano le metafore e gli apologhi. Vorrei raccontarvi quello della volpe che si intrufolò nell'assemblea degli uccelli e si trovò all'improvviso sola, allo scoperto, quando gli uccelli presero il volo. Le ali stanno già aprendosi, Siegfriedo. Guardate come fremono le penne. L'uccello Goethe, l'uccello Wagner, l'uccello Bismarck,
tendono già il collo. Un gesto di Eva e voleranno via. Tutti, uscite! Ecco che parte l'uccello Zelten. Signori, la farsa è finita. Ciascuno riprende il suo posto. Io resterò qui. Verrete a informarmi se sarà necessario. Appunto, Eccellenza. Cosa devono suonare le bande dei nostri reggimenti entrando in città? Ma che domanda! Il nostro inno. L'inno tedesco. Sono tedesco, Eva. Cosa dici? Tedesco? Sono tedesco, Eva. Posso risponderti dal fondo della mia anima. Sì, Sigfrido, sei un grande tedesco. Ci sono delle parole che non tollerano aggettivi. Non si può dire a un morto che è un gran morto. Tedesco, Eva? Sono loro che ti hanno già risposto. Bene, adesso è la tua volta. Ero tedesco quando ti sei chinata su di me e mi hai salvato? Mi hai chiesto dell'acqua in tedesco. Ogni soldato che va all'assalto sa dire acqua in tutte le lingue nemiche. Ma che accento avevo io quando ho chiesto dell'acqua? Mi hai detto che sapevi riconoscere la città e la provincia dei feriti dai loro lamenti. Io non ho chiesto soltanto dell'acqua, mi sono anche lamentato. Coraggio in persona. Cosa fai, Sigfrido? Chiamo la folla e mi denuncio. Sigfrido! Questa è l'ultima volta che rispondo a questo nome. Quando eri senza memoria, senza conoscenza, senza passato, quando non avevi altro linguaggio, altri gesti, che quelli di un povero animale ferito, allora può darsi che tu non fossi tedesco. Ecco, e allora chi ero? Né io, né l'ufficiale medico lo abbiamo mai saputo. Lo giuri? Lo giuro. La signorina Genevieve Pratt. Adesso vai. Era Zelten quello che ho incontrato tra due soldati? Sì. Era Zelten. Lo fucileranno? Rassicuratevi. Lo riaccompagnano al treno che lo porterà al suo vero paese. Il suo vero paese? Sì, all'incrocio fra Boulevard Montmartre con Boulevard Montparnasse. Ma è impossibile. Non mi credete? Parlavo di quei due boulevard. Uno è al nord e l'altro è al sud della città. È poco probabile che possano incontrarsi in un incrocio. Bisognerà che veniate a Parigi per conoscere le nostre strade. Perché mi avete fatto chiamare? Per la lezione? La lezione? Sembrate stanco. Sedete. Avevo intenzione di chiedervi delle lezioni di tedesco in cambio delle mie di francese. Sapete? Ho intenzione di restare qui, di studiare con uno dei vostri scultori e di prendere una ragazza tedesca per modella. Verrò a trovarvi spesso, se le mie visite vi fanno piacere.
Vorrei sapere la vostra lingua fra qualche mese. Lo straniero ci impiega molto a imparare il tedesco. Io ci ho impiegato 6 mesi. Cosa stanno suonando? È l'inno tedesco. No. E non ci si deve alzare in piedi? Sì, ci si alza. Tranne che non si sia moribondi, vinti dalla vita o stranieri. Vi alzate? Avete vinto la vita fino a questo punto? Voglio salutare l'inno del paese della musica. Perché voglio fare anche della musica. Diventare musicista come lo sono tutti qui. Credete che si possa imparare? Io ci ho messo 6 mesi anche per la musica. Ma per me devono aver fatto un forfait generale. Il francese diventa una lingua arcana quando lo parla un tedesco. Che cosa vedi? Poco fa vi ho visto passare tra la folla. Ammiravano la vostra forza, la vostra salute. Decisamente il nome Sigfrido non porta fortuna a questo paese. Questo corpo pieno di forza e di salute è quello di un tedesco che muore. Che muore? Sì. Me l'ha confessato Eva poco fa. Mi hanno ingannato. Io non sono un tedesco. Voi state soffrendo. Ah, è un genere di morte che non può fare meno della sofferenza. Chi ha una famiglia, una casa, una memoria, può staccarsi dalla propria patria senza troppo dolore. La mia famiglia, la mia casa, la mia memoria erano la Germania. I miei infermieri me l'hanno fatta scivolare alle spalle tutto. Intera. La sua storia era la mia sola giovinezza. Le sue glorie e le sue disfatte i miei soli ricordi. E io mi ero così costruito un passato scintillante col quale mi illudevo di poter illuminare quella larva informe e opaca della mia infanzia. E ora tutto si spegne. Povero caro. Tutto si spegne. Io non ho paura della notte, no. Ho paura di un essere oscuro che sale in me, che prende la mia forma e che avvolge nelle sue ombre tutto quello che si agita ancora nel mio pensiero. Io non oso nemmeno più pensare. Non restate così. Guardatemi. Alzate la testa. Ma non oso nemmeno muovermi. Al minimo movimento tutto l'edificio che ancora è in me cadrebbe sgretolato. Alzare la testa perché? Per vedere su quei muri tutti quegli eroi e tutti quei paesaggi che improvvisamente vi diventano ostili e stranieri? Geneviève, pensate quello che deve provare un ragazzo di 7 anni quando i grandi uomini, le città e i grandi fiumi della sua patria improvvisamente gli voltano le spalle. Ecco, guardate, mi rinnegano. Non è vero. Io non sono più tedesco. È come semplice. Basta cambiare tutto. Le mie vittorie non sono più Sedan o Sedova. La mia bandiera non ha più delle strisce orizzontali. I punti cardinali mi girano intorno. Tutto ciò che prima mi sembrava esempio di onore e di lealtà, adesso si trasformerà in simbolo di brutalità e di tradimento. Una metà degli esseri umani potrebbe cambiare nome e nazione senza soffrire. Una metà almeno. Tutte le donne. Questo ronzio che io sento e questo barbaglio di luce davanti agli occhi non sono nulla. Non sono altro che 60 milioni di tedeschi
con i loro milioni di avi e i loro milioni di discendenti che si preparano a prendere il volo intorno a me. Come diceva Zelten. È vero, basta che io pensi a uno di quegli uomini che tanto ho amato perché subito lo senta allontanarsi ad ali spiegate. Se sono veramente grandi, li ritroverete nella vostra nuova patria. La mia nuova patria! Perché Eva non si è chinata di più su quel ferito? Perché non mi ha fatto ripetere quella parola acqua? Perché non mi ha costretto a dirla e a ridirla a costo di rendere la mia sete più crudele? Fino a raggiungere però e a sapere qual era l'accento che la colorava e riuscire a capire se mentre io la pronunciavo pensavo a un mare azzurro. Oppure a una palude o a un torrente. Eva con la sua fretta mi ha condannato ad una sete eterna e io la odio. Eva ha creduto di far bene. Eravate così in alto di fronte ai suoi occhi. Vi ha dato quella che credeva la patria più bella. Non aveva scelto. E ora sono io che devo scegliere. Non mi lasciate, Genevieve, vi prego. L'unico conforto in questo istante è di non avere vicino nessuno degli amici di questa seconda esistenza che devo abbandonare, ma di essere vicino a voi. Di essere con una sconosciuta. Credete a tutto quello che gli altri mettono nella parola amico o parente? Io devo metterlo nella parola sconosciuto. Adesso tutto quello che so e che sapevo sprofonda e si allontana da me. Ed è proprio nel vostro viso e nella vostra presenza che io sento qualche cosa invece che rimane e che non si dissolve. E non riuscite a vedere nulla in questo volto sconosciuto? Oh. Vedo, sì, un calore e un pallore e sento che devono essere i segni di una grande pietà. E sotto questi segni cosa vedete? Ancora la sconosciuta, senza dubbio. Che cosa volete dire, Genevieve? Non riuscite ad indovinarlo. Perché Zelten mi ha fatto venire qui? Perché da ieri, da quando vi ho riveduto, il mio cuore ad ogni momento si slancia e si arresta? Non riuscite ad indovinarlo. Avete detto quando mi avete riveduto? Il destino non dovrebbe mai affidare i suoi segreti ad una donna. Non posso più tacere. Spero non mi si farà una colpa se vi dico una dopo l'altra le tre frasi che mi bruciano le labbra da quando vi ho visto e che soltanto la paura di uccidervi ha potuto trattenermi. Eccole tutte e tre insieme. Sei francese. Sei il mio fidanzato. Sei tu, Jean. Siegfriedo! Sono io, Siegfriedo. Se aver diviso con te la mia patria è un delitto, perdonami, Siegfriedo. Se aver raccolto un fanciullo abbandonato che tremava alle porte della Germania, averlo vestito con la propria tenerezza, averlo nutrito con la propria forza. Se questo è un delitto, perdonami. Va bene, Eva. Lasciami ora, dai. Tutti i diritti ti davano a noi, Siegfriedo. L'adozione, l'amicizia, la
la tenerezza. 2 settimane ho vegliato su di te, giorno e notte, prima che riprendessi conoscenza. Tu non venivi da un altro paese, venivi dal nulla. È un paese che ha del fascino. Se avessi saputo che la sorte doveva un giorno restituirti una patria, non ti avrei dato la mia. Ho saputo la verità soltanto ieri e ti ho mentito soltanto oggi. Ho avuto torto. Avrei dovuto dirti tutto io, perché questa rivelazione non può cambiare nulla ormai. Va bene, va bene. Ora vattene, addio. Perché addio? Non resti con noi. Con voi? Non puoi lasciarci. Non puoi abbandonarci. Ma chi? Noi tutti. Voi. Waldorf, Leitinger, le migliaia di giovani che ti hanno scortato fin qui oggi. Tutti quelli che credono in te. La Germania. Va bene, vattene. Lasciami. Non sono abituata a lasciarti quando c'è una ferita che ti fa soffrire. Ma dove vuoi arrivare, Eva? Al tuo vero cuore, alla tua coscienza. Ascoltami. Ho avuto su di te un intero giorno di anticipo per tentare di veder chiaro in mezzo a questa nebbia. Vedrai che domani tutto sarà chiaro anche in te. Il tuo dovere è qui. In 7 lunghi anni non ti è giunto un solo ricordo del tuo passato. Non c'è stato nulla che ti abbia ricondotto verso quel che avevi abbandonato. E ora tutte le cellule del tuo corpo si sono rinnovate. Tutte le prescrizioni sono estinte. Cosa dite voi, signorina? Io non dico nulla. Però non date questa impressione. Il vostro silenzio domina le nostre voci. Ognuno si serve del suo linguaggio. Ve ne supplico, guardatemi. Stiamo lottando tutte e due. Smettete di fissare gli occhi davanti a voi senza veder nulla. Ognuno ha i suoi gesti. Perché disprezzate una donna che combatte per il suo paese, mentre voi non combattete che per voi stessa? Perché non rispondete? Contro gli avversari che ho dovuto combattere finora, la sola arma era il silenzio. No. E perché qualsiasi vostra parola in questo istante non sarebbe che meschinità ed egoismo. Stavo pensando anche che delle voci più alte ripetono in questo momento al nostro amico tutto ciò che noi potremmo dirgli. Ma dopo tutto, forse non avete torto. Mostrargli una lotta che si impegna fuori dalla sua vita, non nelle pieghe della sua anima, ma fra 2 donne straniere, è forse il solo conforto che possiamo dargli. Posso anche tendervi la mano, perché non si creda conteso da potenze inconciliabili. Non arriverò a questo. Con quale diritto siete qui? Chi vi ha chiamato in questo paese dove non avete nulla da fare? Un tedesco. Zelten. Zelten. Zelten è un traditore della Germania. Lo vedi, Siegfried? Questo complotto non aveva lo scopo di correggere l'errore del passato, ma solo di toglierti al paese che spera in te e che ti ha dato quel che non sempre ha dato ai suoi re. Il potere e la stima. Va bene, ma ora lasciatemi. Andatevene tutte e due, ve ne prego. No, Siegfried. Perché, Jacques? Potreste chiamarmi con un nome intermedio fra Jacques e Siegfried. Non c'è via di mezzo fra il dovere e i legami di cui questa donna è simbolo. Simbolo. Una francese segue troppo la moda per poter essere un simbolo. Non è altro che un corpo vibrante, sofferente, ma vestito all'ultima moda. Ad ogni modo state sbagliando. Se Jacques dovesse scegliere tra il dovere e l'amore, avrebbe già scelto da un pezzo.
È così facile. Togliere al dovere, come nelle tragedie, tutte le particelle d'amore che contiene. E all'amore, tutte le particelle di dovere di cui trabocca, per farne un peso decisivo, ma falso. Già che invece deve scegliere tra una vita splendida, non sua, e il nulla che gli appartiene. Chiunque esiterebbe al suo posto. Siegfriedo deve scegliere fra una patria di cui è la sola ragione d'essere, una patria che lui solo può salvare da un disordine mortale, e una patria dove il suo nome è appena scolpito sul marmo, dove è inutile, dove il suo ritorno non servirà ad altro e per un solo giorno che a fornire titoli ai giornali del mattino. Una patria dove nessuno, dal capo all'ultimo contadino, lo attende. Non è vero, forse? È vero. Non ha più famiglia, vero? No, non ne ha. Non aveva figli, nipoti? No. Era povero. Non aveva una casa in campagna, non possedeva un pezzetto di terra. No. Dov'è il tuo dovere, Siegfriedo? Qui hai 60 milioni di uomini che ti attendono. Laggiù, nessuno. Nessuno, infatti. Vieni, Siegfriedo. Ma no, c'è qualcuno che l'aspetta. Qualcuno forse è dir troppo, ma è certo un essere vivente. Un minimo di coscienza, un minimo di ragione. Chi è? Un cane. Un cane? Il suo cane. Davvero non ci avevo pensato, che ingrata. C'è il tuo cane che ti aspetta, Jacques. Tutti gli altri hanno rinunziato a te. I tuoi amici, i tuoi maestri, i tuoi allievi. Io stessa avevo rinunziato perché avevo rinunziato anche alla mia vita. La scomparsa di un uomo in guerra è un'apoteosi, un'ascesa, una morte senza cadavere che ci dispensa dai funerali, dai lamenti e anche dai rimpianti. Sembra quasi che lo scomparso si sia sciolto nell'aria che l'ha visto nascere molto più rapidamente di uno scheletro sottoterra. Ma lui non ha rinunziato a te. Ti aspetta. Ma è ridicolo. È più ridicolo di quello che pensiate. È un barbone. Bianco. E come tutti i cani bianchi in Francia, si chiama Black. Ma Black ti aspetta, Jacques. Ti aspetta fra i tuoi vestiti, ti cerca. A volte fruga per terra, ma più spesso ti cerca nell'aria, a quell'altezza dove è abituato a trovare il volto degli altri uomini. Lui non crede che tu ti sia reintegrato al tuo paese, atomo per atomo. Ti aspetta tutto intero. Smettete di scherzare. Sì, lo so. Vorreste che vi parlassi della Francia. Pensate che sia indegno servirsi di un barbone come esca per attirarlo. Siamo in una grande ora. Voi la rimpicciolite. Oh, sì. Se un povero cane senza razza mi è sembrato oggi l'unico essere adatto ad impersonare la Francia, io ve ne chiedo scusa, ma non sono abituata a queste lotte. E non ho trovato altro da dire a Jacques. La grandezza della Germania, la grandezza della Francia sarà certo un bel tema di antitesi e di contrasti
In mancanza di una guerra, impegnano una lotta in miniatura, un simbolico corpo a corpo intorno ad un uomo solo. È certo un bel dramma, ma questo è il dramma di domani, Jacques. E si può sapere qual è il dramma di oggi? Il dramma di oggi, Jacques, è tra questa folla che ti acclama e quel cane, se vuoi, e quella vita sorda che spera. Non ti ho detto la verità dicendo che lui solo ti aspetta. Anche la tua lampada ti aspetta. Ti aspettano gli alberi del tuo boulevard, i vestiti passati di moda e nei quali finalmente ti sentirai a tuo agio. E che io ho sempre difeso dalle tarme. Chissà perché. È quel rivestimento invisibile che viene tessuto intorno ad un uomo dal modo di mangiare, di camminare, di salutare. Ecco la vera patria, Jack. Ecco quello che tu stai cercando. Me ne sono accorta da quando sono arrivata qui ed ho compreso quel tuo continuo disagio. Tutto ti aspetta in Francia. Tranne gli uomini. Qui, eccettuato gli uomini, niente ti conosce. Niente ti comprende. Potrai rimettere quegli abiti passati di moda, Sigfrido. Ma chi ha sentito per 7 volte il gelo del vecchio inverno tedesco e il tepore della più giovane e vibrante primavera d'Europa, credimi, è per sempre insensibile ai climi e ai sentimenti temperati. Non sei più abituato alle terrazze dei caffè, ma all'ombra dei nostri faggi giganti, alle nostre città ricolme, a quel parossismo dei paesaggi e delle passioni che solo può dare all'anima la sua pienezza. Te ne scongiuro, non cambiare questo cuore sconfinato che ti abbiamo dato con quello strumento di precisione, quella sveglia che suona prima di ogni emozione. Un cuore francese. Scegli, Sigfrido. Non è un cane che questa donna ha posto in agguato nel suo paese. Sei tu stesso. Tu in incognito. Ignorato. Perduto per sempre. Non sacrificarti alla tua ombra, Sigfrido. Scegli, Jacques. Voi potete testimoniare che ero disposta ad aspettare un'occasione meno brutale. La sorte non ha voluto. Ora aspetto la sentenza. Vada, Sigfrido. I nostri amici attendono il mio ritorno. Tra poco verranno e tenteranno di costringerti. Cedi all'amicizia. Guarda! Ascolta! Fanno delle luminarie in tuo onore. Ti acclamo. Senti la voce di questo popolo che ti chiama. Tra questa luce e quell'oscurità, cosa scegli? Cosa può mai scegliere? Un cieco.
sono novità in Francia, signor doganiere? Sì, il capo stazione di Bastia è stato promosso alla prima classe. Io parlavo di Parigi. No, niente nomine a Parigi. Ha solo 55 anni il capo stazione di Bastia. E si può sapere il nome di questo eroe? Si chiama Pietri, come me, ma ha avuto più fortuna. A 16 anni alla stazione di Cannes aiuta una vecchia signora ad attraversare i binari. Era la madre di Gambetta. Io invece ho avuto la sfortuna di trovare 4 metri di merletto dentro la valigia di un presidente del Senato. Si può sapere perché in Francia tutti i doganieri sono corsi? Ci vogliono dei corsi per capire che la Francia è un'isola. Sì, e c'è anche il vantaggio di profumare d'aglio tutta la frontiera francese. Cosa state cuocendo? Una ringa? No, è il mio caffè latte. Se volete farmi un favore, caro signore, non dondolatevi così sulla linea ideale. Che cos'è questa linea ideale? È un'espressione tecnica delle dogane, indica la frontiera. Vede questa linea gialla che attraversa la sala e si perde nel ristorante e nella latrina? È la linea ideale. C'è pericolo? Vedo che lei non lo fa apposta, ma ci sono una massa di maniaci che senza averne l'aria si divertono sempre ad infilare il piede sotto il cancelletto o si mettono a cavalcioni sulla linea ideale. Quante volte viene ad esaminarli un medico di Berlino, dice che sono dei sadici. Boh, veramente non vedo che piacere possano provarci questi sadici. Sono stato doganiere al porto di Nizza e vi assicuro che non mi veniva mai voglia di mettere i piedi in acqua. Forse perché a voi non piacciono i viaggi per mare. Ah beh, neanche quelli per terra. Sono qui da tanto tempo, ma non sono mai entrato in Germania. Vediamo. Eh? Sì, avete le carte in regola, dunque potete entrare e scaldarvi. Ci va bene? La vostra stufa? Ah, sì, sì. Sì, ma non è carbone di qui, e le dogane sanno servirsi bene. È carbone del mezzogiorno, del vero Carmò. Come mai non preferite il riscaldamento centrale come c'è nell'altra sala? E a voi forse piace? Vi state scaldando le mani ai loro termosifoni? Eh? Persino gli animali della stazione tedesca, il cane del capo, la cicogna del ristorante, non passa ora che non debba rispedirli al di là della linea a forza di calci nel di dietro. Sicché ci sono 2 riscaldamenti nella stessa sala. I viaggiatori devono essere incuriositi, no? I viaggiatori si accorgono che in Germania c'è il riscaldamento centrale e in Francia quello autonomo. Quello che è strano è che di là non abbiano messo un impianto centrale anche per i fumatori. Mi hanno detto che le ferrovie stanno complottando con le destre e con l'amministrazione tedesca per mettermi dei termosifoni. Da quel giorno io smetto di fare il doganiere. Sarebbe un peccato, no? Deve essere interessante fare il doganiere. Ma è l'unico mezzo conosciuto per diventare brigadieri della dogana. E voi? Voi siete nell'insegnamento, eh? Perché? Perché si vede? Ah, si sente. Si sente che con voi il contrabbando sta dentro. E come sono le pensioni nell'insegnamento? Le pensioni? Sì, si moltiplica per 7 giorni del servizio civile e si tolgono gli anni di dogana moltiplicati per 2 come da noi? No, si moltiplicano per 12 gli anni del servizio militare e si dividono per un divisore comune gli anni del servizio civile e dell'età complessiva. Ah, sì, è più giusto, è più giusto. Prendete il treno delle 8? No, aspetto il treno di Gotha, devo vedere qualcuno. E per distrarvi che avete perduto tempo a chiacchierare con me? Ah, io non ho perso tempo, non potete immaginare che piacere sentir parlare di pensioni, di cucina all'aglio, è una boccata d'ossigeno per un francese. Guten Tag, Schumann! Bonjour! Chi sono quei 2 uomini capotati che vanno su e giù per la banchina? Sono 2 generali. Hanno preso un treno speciale per arrivare prima di quello di Gotha. Aspettano qualcuno.
passerà di qui? Tutti i viaggiatori diretti in Francia passano di qui, Eccellenza. Il treno è già entrato in stazione. Sua Eccellenza, ordini? Partiamo per Gotha col prossimo treno. Fissateci i posti. Sta bene, Eccellenza. Due posti? No, tre. È partito travestito? No. Si è messo un abito nero. Il lutto di se stesso. Sarà davvero triste adesso a vederlo sulla neve. Quella donna è con lui? Non si sono più riveduti, è scomparsa qualche ora prima di lui. È partito solo, senza bagagli. Mi dicono che ha distrutto delle carte, è vero? Niente di interessante. Le tessere a riduzione per l'opera e le tessere per l'ingresso al canottaggio sui laghi bavaresi. Ci saranno parecchie cose belle adesso nella sua vita per le quali dovrà pagare tariffa intera. Non ha lasciato lettere? Sì, due. Una per l'esattore delle imposte. Dice che paga tutto ciò che doveva alla data di ieri. E l'altra per la città. Lascia tutto ciò che possiede a delle fondazioni. Una vera morte, caro Ledinger. Ed ecco il morto. Buongiorno, Eccellenza. Buongiorno, Walter. Come mai siete qui? Siete venuti per dirmi addio? No, Eccellenza. Siete venuti per rimettermi dove la Germania mi ha trovato, nella mia culla tedesca in una stazione? No, Eccellenza. Allora, per trattenermi, per portarmi con voi? Sì. Siamo venuti a pregarvi, caro Siegfriedo, di tornare sulla vostra decisione. Ma forse ho avuto qualche cosa da decidere. La scelta della vostra patria. E questa è una decisione che avviene il giorno della nostra nascita. Voi avete avuto due nascite, Siegfriedo. Sì, ma le nascite sono come le morti, Ledinger. La prima è quella buona. Il tempo stringe, Siegfriedo. Stiamo parlando tra un treno e l'altro. Già, è vero. Allora, che cosa avete, Ledinger? Tornate con noi, amico mio. Voi soffrite, siete dimagrito. Tornate. Sì, forse sarò dimagrito. E perché ho sofferto non soltanto per la grandezza della perdita, ma anche per la grandezza del dono. Per un convalescente come me ci sarebbe voluta una patria minuscola. Immaginate un uomo al quale venga amputata d'improvviso la Germania e innestata subito la Francia. E bisognerebbe proprio che le regole dell'equilibrio fossero rivoluzionate perché non avesse da soffrirne. Ecco, io avevo cercato l'altro ieri di andarmene. Sì, avevo cercato asilo in un terzo paese, un paese che avrebbe dovuto essere, per quanto possibile, privo di vicini o di nemici, di inaugurazioni a monumenti a caduti, di morti. Un paese senza guerre passate, senza guerre future. Beh, ma più lo cercavo sulla carta e più sentivo saldarsi i legami che mi stringono ai paesi che soffrono. E più vedevo chiara la mia missione. La conosco, questa missione. È la missione degli uomini di Stato, dei creatori di Stati. E si può riassumere in una sola parola: servire. È davvero un bel motto. È il motto di tutti gli uomini a cui piace comandare. E si comanda bene soltanto in Germania. Se la vostra missione è di servire, amico mio, tornate con noi. Solo la Germania si può servir bene. È il solo paese del mondo dove le funzioni dell'obbedienza, del rispetto, della disciplina hanno ancora il vigore e la foga della loro giovinezza. Lasciare il servizio della Germania per un altro popolo sarebbe come per un contadino rinunciare alla terra dove le piante spuntano in un giorno per cercarne una dove spuntano ogni 100 anni. Se vi piace raccogliere i frutti, non rinunciate a lei. Soprattutto per servire la Francia. E perché?
È difficile servire la Francia. Per chi vuole modellare l'anima di un paese e dar forma al suo avvenire, è impossibile. Perché lei dice? La Francia ha la caratteristica di possedere un destino così preciso che soltanto uno spirito sognatore può pensare di guidarla e soltanto uno spirito ipocrita può sperare di convincere il suo popolo. È il solo paese del mondo dove l'avvenire sembra essere strettamente uguale al passato. La Francia è servita dai suoi artigiani, dai suoi scrittori, dai suoi incisori. Anche i miniaturisti la servono, perché ormai non si può servirla che ornandola anche nello spazio di un centimetro quadrato. Ma questa successione annuale o mensile di governi che è diventata rituale riprova che i migliori uomini di Stato limitano le loro ambizioni a fare alternativamente da aiutanti a un pilota invisibile e silenzioso. Sì, ma io non pensavo a doveri tanto alti parlando di missione. No, io pensavo alla sola unità di questa mia esistenza spezzata, che è stata fin qui quella di non rinunciare mai né ai richiami che mi vengono dall'ombra né a quelli che mi vengono dalla luce. Beh, non posso sottrarmi ora a questa nuova parentela. E poi, in che modo potreste soffrirne voi? Se io sento il bisogno di rivedere i luoghi della mia infanzia, e se il mio orecchio improvvisamente è diventato curioso di udire il rumore dei treni sotto i ponti, o le grida dei bambini, o il silenzio notturno del mio paese. No, io non scappo, non vi abbandono. E poi d'altronde la città è calma ora per qualche tempo, un altro prenderà il mio posto. Io devo proprio partire. È la vostra ultima parola, eccellenza? Ed è la mia ultima parola da eccellenza. E... vedi. Grazie. E sia, Sigfrido, non possiamo che accettare. Ma in compenso, credo che possiamo esigere da voi un sacrificio. Posso parlare? Siete ormai alle soglie della frontiera, ma i tedeschi vi credono ancora al centro della Germania. Alla posta arrivano centinaia di lettere che chiedono vostre notizie. Ci pare che sarebbe criminale da parte vostra distruggere tutta la vostra opera dicendo a questo popolo che vi ha dato la sua fede che non esistete più, che l'avete abbandonato. Capisco, preferireste dirgli che ho cessato di esistere. Non sarebbe più bello e più utile che di fronte al popolo tedesco voi spariste nella stessa maniera in cui siete nato? Basterebbe che io e Ledinger affermassimo di avervi visto cadere ferito l'altra notte fra le fiamme presso il quartiere incendiato. Ah, e anche il vostro parere, Ledinger? Sì, eccellenza. Sì, ma nessuno sospetterà niente. Non vi pare che il rimedio sia peggiore del male? No, davvero. A nessun avvenimento gli uomini sono così preparati come alla morte dei loro grandi. Ecco, ma io detesto l'adulazione. E perciò Sigfrido vivrà. Date retta a me, eccellenza. Baldur ha ragione. Io forse propenderei per un altro genere di morte che non leghi troppo strettamente il vostro nome alla politica. La gloria di Sigfrido deve rimanere al di sopra dei partiti. Penserei piuttosto ad una morte accidentale,
sono caduta nel fiume, o meglio, in uno di quei laghi che sono così trasparenti e tuttavia non lasciano mai ritrovare nulla. Siete molto generosi. Voi mi state offrendo una morte gloriosa e me ne lasciate anche la scelta. Io posso decidere di morire come la Fenice tra le fiamme di un negozio di lusso, oppure sparire alla maniera dei nostri eroi romantici, in quegli stagni che sono gelati, è vero, dove il nostro caro Ledinger mi sospinge con le sue simpatiche mani. Sì, mi dispiace, ma io non posso accettare. Pensate, un monumento ai caduti eretto a Monaco per Sigfrido e una colonna spezzata a Parigi per Forestier. Sarei troppo inutile fra questi due cadaveri, no? Preferireste vivere tra due ombre? No, no, io preferirei vivere, semplicemente. Sigfrido e Forestier vivranno uno accanto all'altro. Io cercherò di portare con onore questi due nomi e questi due destini che mi sono stati assegnati dal caso. Non esistono delle sofferenze tanto disparate tra di loro da poter escludere che un giorno si ritrovino in un'unica vita. Sarebbe eccessivo che nell'animo umano, dove vivono insieme i vizi e le virtù più contrarie, soltanto la parola tedesco e la parola francese non possano sopportarsi. No, io non desidero ritornare in Francia come l'ultimo rilasciato dalle prigioni tedesche, ma come il primo beneficiato da una nuova scienza o da un nuovo affetto. Addio. Il vostro treno sta per partire. Sigfrido e Forestier vi dicono addio. Addio, Sigfrido. Buona fortuna. Lei dice. Scusatemi tanto, è la prima volta che mi sento chiamare con questo nome. Non mi riconoscete? E come? Il vostro francese del Canada mi darà del filo da torcere fra poco in treno. Che cosa fate qui in questa stazione da solo con me? Ah, non sono solo. C'è lei di là nella sala d'aspetto. Mai questa frase fu tanto appropriata. Quando intravedo il suo viso attraverso i vetri sotto la scritta, mi si stringe il cuore. È un vantaggio che abbiamo noi filologi di accorgersi quando le parole sono cariche della loro bellezza nativa. Riguardo Genevieve, questo accade per la sala d'aspetto e per due altre parole. Quali? La prima è la parola dedizione. E poi ce n'è un'altra, ma io la pronuncio molto male. No, no, quale parola? Ve lo dirà Genevieve. Ehi, voi laggiù. Dite a me? Cosa fate qui? Come qui? Cosa fate in Francia? In Francia? Sì, la linea gialla che passa sotto il cancelletto, la frontiera. Ah, io sono passato. Sì, tornate indietro. Ah, no, ma sono a posto, ho i documenti. No, si entra in Francia alle 7.34 e sono ancora le 7.16. Se volete, potete scaldarvi da sopra lo steccato. Non mi importa se le vostre mani stanno in Francia. Grazie. E quella è la prima città francese, quella che si vede?
Sì, è il villaggio. Ah, è grande? Come tutti i villaggi, ha 831 abitanti. Ah, e come si chiama? Come tutti i villaggi, Blamenis-sur-Ordinet. Che bella chiesa, e che bella casetta bianca. È il municipio. Oh, conoscete il villaggio, signorina? È sulla collina a mezza costa, tra i tassi. Quel palazzotto di mattoni con la veranda e la tettoia è il castello. Oh, voi siete di qui, signorina? In fondo al viale dei figli c'è la statua di Luigi XIV o di Luigi XV. Ah, no, no, questa volta sbagliate. È la statua di Louis Blanc. Quell'impalcatura all'angolo della piazza del mercato serve ai pompieri per l'esercitazione della prima domenica del mese. La tromba è sempre stonata. Ma voi conoscete Blamenis meglio di me, signorina? Non conosco Blameville, non l'ho mai visto. Ma conosco il mio popolo. È il treno? No, è il segnale per i bagagli pesanti. Venite con me. Non abbiamo bagagli pesanti. Li avete mandati avanti? Sì, 7 anni fa. 7 anni? Allora non riguarda più la dogana, riguarda il deposito. Che cosa fate, Cinevier? Cerco qualcuno, Jacques. La persona che cercate non è qui. Non è vero. È qui quando ci sono anch'io. Sembrate sorpresa di vedermi così poco lugubre, quasi allegra. Ma è perché quell'essere che voi credete invisibile e muto, io lo vedo e lo sento. Perché siete venute e mi avete seguita? Vi seguo dall'altro ieri. Avevo preso una camera davanti al vostro albergo. Vi ho guardato dalla mia finestra per tutta la notte. Non avete dormito un'ora. Jacques ha dormito. Siegfried vegliava. Siete rimasto al balcone fino all'alba. È stata un'imprudenza con quel freddo, ma non ho osato farvi segno di rientrare. Sembrava che parlaste ad un personaggio invisibile, qualcosa di muto. Forse era la notte tedesca. Io credevo di essere solo con la notte tedesca. Ebbene no. Ho visto tutto. Quando è cominciata a cadere la neve siete rimasto fuori. Eravate tutto bianco. Stendevate la mano verso di lei, una mano già coperta di neve. Uno strano modo di dire addio alla Germania. Guardare la notte e carezzare la neve. Ed è stato il saluto più doloroso. Da quella neve che ricopriva continenti interi, da quelle stelle presenti in tutta l'Europa, da quel torrente, dalla voce un po' latina e un po' tedesca, mi giungeva l'ultimo richiamo della Germania. E su questa distesa, dove erano coricati vivi e morti, passava una danza di venti, una giostra di richiami, una consapevolezza notturna, dalla quale non ero capace di staccarmi. E così quando la notte è impallidito, era il mio passato che impallidiva. E ho capito che avevo dato il congedo definitivo. E che ero pronto. Mi sento più tranquillo, Jacques. Temevo che nel vostro cuore avvenisse un confronto più terribile. Ma perché mi avete seguito? E voi perché siete fuggito, Jacques? Credevate che vi avrei lasciato entrare in Francia senza prima ridarvi tutto quello che possiedo di voi. Quel deposito di ricordi e di abitudini che ho gelosamente custodito. E che vi avrei fatto avanzare sulla nuova strada come un cieco. Siegfried e Sal, occupiamoci un po' di forestieri. Sarà un'impresa molto lunga. Abbiamo 10 minuti. Saranno più che sufficienti per ridarvi tutte le vostre virtù originarie. E i difetti? Quelli torneranno, anche senza di me. Basterà che viviate con qualcuno che amate. Avvicinatevi. Jacques non è
Tutte le ciglia sono rimaste miracolosamente attaccate alle palpebre. Le labbra, già dai miei tempi, avevano quella piega dolce e amara, traccia di piacere. Tutto quello che credi sia un'impronta dell'infelicità è stato forse causato dalla gioia. Quella cicatrice che hai sulla fronte non è un ricordo di guerra. Te la sei fatta cadendo di bicicletta in una gita in campagna. Anche i tuoi gusti sono più antichi di quello che pensi. Prima di partire da Gotha ti ho comprato una cravatta. Dopo la metterai. Ma dove vi ho incontrata, Genevieve? All'angolo di una strada. Vicino a un fiume. Forse pioveva. E forse io vi avrò offerto l'ombrello come si usa fare a Parigi. È così? Era una giornata incantevole. Passeggiavamo lungo la Senna. In ogni minuto di quella giornata io ti scoprivo così come adesso tu scopri te stesso. Ma la sera sapevo già quali erano i tuoi autori, i tuoi vini. Le donne che avevi amato. Che vi amavo? Tu solo lo sapevi. Aspettavo il tuo ritorno per saperlo anch'io. Eravamo soltanto fidanzati, Genevieve. No. Sai essere crudele, sai ingannare, sai riempire un'anima con una parola e sai distruggere con una parola tutta una giornata di speranze. Come vedi, non sono qualità troppo particolari per un uomo. Sai dimenticare, anche con la tua memoria, sai tradire. Chi sei, Genevieve? E perché queste lacrime? Perché Jacques tornerà. Adesso ne sono sicura. Mi hai chiesto chi sono. Hai dunque abbandonato la tua pista per seguire quella di un altro. Sei salvo. Un passato. Non ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo uno nuovo. Ha solo 3 giorni di vita, ma basta per renderci felici. Ti ricordi della nostra prima lezione? Della tua cattiveria per la neve e della tua ironia sul mio vestito di campagnola? Sì, me ne ricordo. E ricordi anche il mio ritorno, prima della rivoluzione, i nostri saluti e quell'ombrello che ero venuto a riprendere contro l'inquietudine e la disperazione. Quanto ha piovuto, Genevieve? Stasera accenderemo un gran fuoco per asciugarci. Il nostro treno. Vieni, andiamo. Aspettaci. Devo dirti un'altra cosa. Ti ricordi che non ti ho mai chiamato con il tuo nome tedesco? Mio nome tedesco? Mi ero giurata di non pronunciarlo mai. Non me l'avrebbero strappato dalle labbra nemmeno con la tortura. Beh, hai fatto male, era un bel nome. E allora? Allora, avvicina. Ecco. Mi senti, Jacques?
Jacques, ti ascolto. Siegfried. Perché Siegfried? Siegfried, ti amo.